Buonasera a tutti con questa Buonasera, musichetta da buonasera. fuori, è quello che conta le lingue. Pronte? Sentite? Sì, un po' basso, Fabri. Sì, Maluccio. Sentito Ah, adesso va adesso? già leggermente Sì. meglio. Si era leggermente staccato il microfono. Ah, ok. Quindi, ci hanno detto di dire che questo è il primo episodio, però tanto lo cominciamo a breve, inizia subito. Aspettiamo che arrivi la gente. Ah Ah, sì. sì, con Con calma. calma. Quindi è il primo episodio? Ma secondo me è una notizia falsa, è una notizia tendenziosa questa. Io e te sappiamo che in realtà è 12 più 7 più 1. È un'equazione questo episodio, in effetti. Ma perché è la Abbiamo nuova deciso. moda, capito? Late Night ha fatto la pelle e quindi ha una nuova pelle. Sì, no, no, noi abbiamo No, no, ma Instagram. ricordiamo questo late night, quante pelli sta cambiando, cioè da dove siamo partiti? Perché c'è un percorso su questo programma. Noi siamo partiti da Instagram Sì. per passare da YouTube per arrivare a Twitch, ma il vero nostro scopo, come già detto qui, è riuscire a conquistare nuovamente MySpace, addirittura. Per Noi puntiamo a ricaricare cerchiamo questo il format su nostro MD. sogno, We Have a Dream, and this is Network MySpace. attenzione, MySpace. network. Noi No, io vogliamo. sarò contento nel giorno in cui questo programma sarà disponibile su Emule lo scaricamento. Tipo 4 giorni per scaricare il programma. Non si fa così, non si fa così. Sarei No, curioso di no, no, sapere no, poi io lo volevo, io invece lo volevo scaricare cosa su ci scappa Napster. sotto. Io volevo prenderlo Mamma mia, il vecchiume proprio. Proprio il Io volevo cercare di vecchiume. prenderlo da Napster perché comunque è molto. Chissà che notifica mi è arrivata sul telefonino, ma la notifica che c'è Late Night Show su Twitch. Ah, cazzo, ma si sente il riverbero. Sì, mi hai fatto la stessa gaffa anche ieri sera. Sì, mi dimentico sempre che va tolto il volume della trasmissione. Ma quanti siamo? Noi quattro stasera? Siamo in quattro, nel frattempo buonasera al signor, nostro signor Dicono Paolo, Pacalapa Paolo, ci dice e che Paolo. Fake news. anche lui Ci dice la concorda che è redazione. una fake news questa qui, che siamo al primo episodio del Late Night, non è vero. Bugia. A me non risulta. Poi Twitch, poi, che è una piattaforma giovane, basta fare la garanzia più vecchia, ribadiamo, noi stiamo puntando a conquistare MySpace. Quindi Assolutamente. prima o poi ci arriviamo. Abbiamo fatto il giro di tutto. Quindi questa è la parte principale. Esatto. Tra l'altro, buonasera signor Borsani, non si preoccupi, noi siamo Dottor Borsani. calmissimi. Dottor È Borsani la con questo versione calma Sharingan nella sua questa. immagine di profilo. Sì, è un È po'. vero? Ci ho fatto caso adesso perché l'ho visto È un proprio, po' cioè lo Naruto. sfondo Becca nero, quindi lui. vedo meglio. Però è Naruto Styles comunque. Sembra un po' il simbolo del clan Sì. di Ocicali, come si chiama? Infatti ho Lucicali. detto lo Lucia. Sharingan. Nel Sharingan, sì. frattempo The Voice fa subito proclami, si lancia subito in affermazioni, cioè adesso Ma senza di lui la gente non deve essere contenta. questi sono i classici atteggiamenti di quelli che di quella persona che ci impattisce a vedere la gente che sta bene quando non c'è. In realtà Bravo, quando ci sei tu Paolo. facciamo finta, ste. Bravo, bravo. Dai. Applaudiamo a comando. Sì, No, ma ce fatto l'ha abbattuto battuta. Stefano. Noi Ah, siamo tipo pubblico di perché si deve Mediaset. sentire. Tiriamo la bacchettata. Mettiamo le risate come nei telefilm americani. Come le sitcom. Sì, in realtà dietro agli angoli delle nostre stanze c'è della gente che quando Stefano parla noi gli facciamo. Entusiasmo, Abbiamo gli chiamiamo strilloni. a raccolta tutti tutto il condominio. Un filo in Esatto. fondo.
Paolo, lì abbiamo già ribadito, Paolo controlla assolutamente quello che devi Propaganda. fare. No, ma i messaggi per distrarre Leonardo si devono mettere così, perché da lì non li vede, allunga solo l'occhio. Ah, è vero, io non li leggo, Di ragazzi. lì Cioè, allunga solo l'occhio quando li devo mettiamo. mettere. Dovrei Quando li mettere mettiamo in onda, che la live devi sul fare? cellulare, però non si può fare. Ma io cioè rimanderei quasi quasi rimanderei la Ah, devo sigla. fare No, la sigla. iscrizioni a La proposito. sigla tra quanto la rimandiamo? Tra 5 minuti, 3 minuti. Ma Facciamo altri sì, direi 2 un altro minutino, poi magari la minuti. rimandiamo. Però bisogna avvisare il signor, quello che ci sta scrivendo lì, il signor Stefano Gabrielli, che non abbiamo la sigla, soltanto la sigla. Quindi No, bisognerà infatti. rimandare con down. Sì, Abbiamo vabbè. un altro Un minuto problema. di con down. E però la sigla di Pino Porno funziona sempre così. A noi, chissà come mai, a noi hanno dato quella da Filmino Porno anni 70. Io devo ancora capire questa cosa, come se noi fuori onda ci mettessimo a far vedere le foto, cioè no, assolutamente no, non è mai successo e non succederà. Siamo delle due persone per bene. Attenzione che Non diamo intanto indicazioni grazie da Brooke Davide. Adams per l'ultima foto che hai messo, scusa. Oh, attenzione, non divaghiamo. Nel Non frattempo abbiamo Paolo proprio sta telescopio. dando suggerimenti per lanciare messaggi molesti. Esatto, anche lui sa che Saggio soltanto mentre Paolo. parla bisogna mettere i messaggi per distrarre. Allora. Ma va bene, andiamo di countdown. Andiamo, Sì, dai. Sì, dai. andiamo, seconda volta con la sigla. Andatevi nel frattempo a bere qualcosa, ma non gli ultimi 10 secondi perché dovete vedere la sigla vera. Non scappate. Quindi. C'è questa sigla che mi fa sentire molto tipo Austin Powers quando fanno in quegli anni, come Adesso ti ultimo vogliamo nella posa, quella di Austin, la molto marpiona. oppure quella del dottor Tecno, Anche, esatto. Il mini-me. quindi che non è con Dottor Mario 75 denti a metà, non è il caso, mini-me. parla ma. Esatto. Ah, Allora, ma tra l'altro abbiamo un nuovo abbonato. Complimenti al nuovo abbiamo abbonato, un un tale nuovo Leo abbonato, Ossover nuovo, 30. non so chi sia, ma lo ringraziamo. Neanche io, Questo ma li voglio tanto bene. nuovo Grande, abbonato, che il nuovo abbonato ha veramente tutti i vantaggi che non ha il vecchio abbonato. Ricordiamo, quelli che si sono abbonati ieri non hanno già degli altri tipi di vantaggi. Funziona un po' tutto così in questo mondo. Oh, nuovo abbonato. oh, nuovo abbonato. Esatto, Veramente tra funziona col l'altro cazzo. ricordiamo che se avete, per chi comunque è con noi e ha Amazon Prime, si può abbonare gratuitamente, quindi comunque sia, in qualche modo avete diverse opzioni. Se non avete Amazon Prime, potete abbonarvi
via telefono. Abbonati. Sì, sì, mi abbonano a me medesimo proprio, mi abbonano. No, in realtà vi potete abbonare via telefono, ma vi costa 6,99€. Via PC avete già uno sconto, è a 4,99€. Quindi più opzioni, a voi la scelta. Sì, tanto prima di tutto fate il primo passo di iscrivervi al canale. Follow up. Quello è il primo passo. Cioè, dopo che vi siete iscritti al canale, cliccate su abbonati, appunto, se siete abbonati, se siete, avete Amazon Prime, tanto meglio per voi, e tanto meglio per noi, esatto. Tanto meglio per tutti, tanto meglio. Esatto, no, gioiamo tutti. Gioiamo tutti. Se volete intestare case, terreni, macchine, penso che possa andare. Chi vi ferma? Sì, no, ma l'importante è mettere ovviamente la causale, quindi non... L'importante è scrivere sempre quello, così risulta tutto in regola, nessun problema. Esatto. Perfetto, nessuno rumoreggia. Comunque, nei primi 5, 6, 7, 8 minuti di cazzeggio, abbiamo detto che a tanti risulta questa essere la prima puntata della seconda stagione. Avere però una seconda stagione che non è finito l'anno, cioè è un po' una cosa... Bugia. Però noi riusciamo a fare così. Esatto. Abbiamo cambiato piattaforma e siamo arrivati addirittura a una nuova stagione, quindi signor programma talmente bello che rinnovano la stagione nel corso dell'anno proprio. Sì, un altro subito. Ma lo sai, ma che stagione sei? Alla decima, ma in che anno sei? Sei soltanto al primo mese, ma perché comunque vanno di rinnovi? Noi siamo belli, andiamo subito, dunque, non ci... avanti, via. Non ci sono più le stagioni di una volta, No. Ora sono più brevi, sono stagioni più brevi adesso. Vero. Prima di iniziare la puntata nel vero senso della parola, che quindi si inizierebbe con PU, una cazzata questa, lasciamo stare. Il Draco mi sembra, lo vedo molto armeggiare, perché mi sembra che debba mettere già un consiglio che non ha, perché visto che vedo che c'è già il share e non ha questo consiglio, il maledetto. Tu sei un uomo di poca fede, così come la voce principale dei W, siete uomini di poca fede, ma io vi farò maturare. Noi non diremo perché te metti questa immagine. No, dai, allora facciamo un attimo capire come andrà la serata. Oltre a parlare di AEW, comunque vi appariranno anche ogni tanto delle immagini sullo schermo. Immagini che non è che ci siamo svegliati stasera, abbiamo preso un acido e quindi vabbè, mettiamo immagini a caso. No. Ma sono degli indizi, sono delle cose con cui appunto voi dovete capire. Cosa devono capire, Fabri? Ma devono capire, scusa, peccato perché avevi... quando hai detto sotto acido eccetera, hai detto perfettamente quello che stava succedendo prima, perché non lasciamo stare. Non si può tenere segreto mai niente in questa vita. Dovrete con questi suggerimenti indovinare chi sarà l'ospite della prossima settimana. L'unico spoiler non grafico che vi diamo, che non grafeo, è che non sarà né Enrico né Leonardo. Questo è il primo vero indizio. Eliminate questi due sotto a me e Draco dalla prossima settimana. Dall'equazione. Chat potete già depennare. Salteremo l'episodio 2 della stagione 3. Ma magari sarete nella stagione 3 dell'episodio 1, che sarebbe tra due settimane. Dai, però, che dici? Glielo diamo già subito un altro indizio. Diamo subito il secondo indizio, poi non ci prendete troppo la mano. Esatto, poi se ne riparla tra un po', eh? Adesso facciamo partire un altro indizio. Allora... abbiamo tempo, fino a domenica sera siamo qua. Infatti. Allora, indizio che direi che parla da solo. È un logo, questo, logo della ICW, storica comunque federazione italiana di wrestling, la Italian Championship Wrestling. L'ospite che avremo è un, diciamo, abbastanza un volto storico comunque dell'ICW, è stato in ICW e anche in un'altra federazione italiana, che non compare il logo, però vi dirò, la I, la W e la A sono nella sua sigla, direi che è abbastanza chiaro. Quindi appunto guardate bene e pensate, volti storici di suddetta federazione. Piano piano, si arriverà.
dopo calma. Questo suggerimento che vai a sfumare, vedo che due pubblici vanno a sfumare. Ah no, non l'hai sfumato. Non l'ho sfumato. Ma avevamo detto che dovevi fare quella creazione stile piramidale che ti veniva fuori, poi lo sfumava. Stile schiocco di vita di Thanos, capito? Okay, così è piano piano andare via. Mi è salito il Thanos. Quello aggressivo. Cominciamo però a fare le domande. Cominciamo a fare le domande quelle serie. Enrico e Leonardo, avete visto Big The Leap? No, questa settimana no. Io l'ho saltato. Visto, però io ho visto annuire Leonardo. L'ho visto. L'ho visto. Io so. La finale del Gator Golf, scusate. Esatto, e io l'ho visto. So che è durato 31 minuti. Sì. Quindi siamo a 16:47 di live. No. Questo... Noi al 48esimo praticamente minuto vedremo Leonardo finire di parlare. Anche perché a me serve del tempo per preparare. Dopo che Leonardo finirà di parlare, arriverà il secondo indizio. A me mi serve tempo. Io ho le mie tempistiche. Vedi qual è il vantaggio di recuperarlo domenica? Che questi inconvenienti. Però... Dopo che te l'ho raccontato io, non hai bisogno. Però Enrico, tu però ti metti fuori dalla corsa di miglior narratore del... Cioè del assolutamente. Al momento ti stai autoeliminando da questa corsa. Tra l'altro ricordiamo, visto che è presente in chat il nostro super grafico, il nostro Paolo Graffeo, che al momento è un testa a testa serrato fra Leonardo e Paolo. Quindi mi raccomando, anche agli ascoltatori, attenzione. Al momento siete voi due quelli che stanno vincendo. Esatto. Ma quindi, Leonardo, a te la parola. Come cominciamo questa puntata di Bing the Elite? Con la sigla! Vai, sigla, sigla, ragazzi. Sigla, rimettiamo il pinpoint. Aspetta, sbagliamo. No. Non comincia la sigla perché cominciano con i fratelli Jackson, stranamente, che dietro, diciamo, lo stage di Full Gear, praticamente, con Nick che dice: ah, guarda, vedi, figo, noi partecipiamo questa sera, proprio abbiamo un match importante. E Matt dice: sì, abbiamo un match importante, siamo carichissimi a palla. Ciao, Stefano. Però l'educazione tocca seguirla, cazzo. Bravo, perché lui l'educazione è a casa santità, come si dice. Poi Stefano, l'educazione è solo per gente di un certo livello, cioè. E salutano, insomma, praticamente continua, dice: ah, sì, dai, siamo in palla, pronto, se non che Nick a una certa si gira proprio a muso duro al fratello Matt, gli dice: come cazzo ti è venuto in mente di mettere questa stipulazione di merda nel nostro incontro titolato che non possiamo più combattere per il titolo? Vai tranquillo, ho un piano B. Apre il telefonino e vede TNT Tag Team Title, quello sarebbe il piano B, perché qua dicono che tanto qua ci dicono che noi ci facciamo la federazione per prendere le cinture, non è vero, va, vedi, ecco qua. E comincia la puntata. Genio, questa è stata la prefazione. Genio. Poi comincia la puntata, però la puntata, diciamo, è molto più semplice, perché questa puntata è stata molto più vlog rispetto a che scenette. Quindi abbiamo i Young Bucks che stanno facendo colazione con Brandon Cutler, Matt Jackson si sbuccia leggermente la nocca e inizia a elencare due ore tutti gli infortuni che ha praticamente subito negli ultimi 10 mesi, quindi, eccetera. Sì, cosa è la cartella clinica di Edge. Sì, forse. Suona bera. Questi anagrammi che dobbiamo suona bera. Poi abbiamo Cutler che si confronta in prete, stanno nel backstage di uno shooting, che non so se dovrebbe essere per la nuova, diciamo, ondata di action figures, stavo per dire pupazzetti, ma ecco che il popolo nerd. Se dicevi pupazzetti dovevamo chiudere tutto ormai. Potevamo tranquillamente cancellare il progetto. No, action figures.
diamoci questo tono. Riuscivamo poi a fare il famoso passo verso MySpace. Però andiamo verso Rai 1 con Pupazzetti, secondo me. Sì, ma va bene. Oh my God. Stato meglio, verso Rai 1 dopo le 2 di notte con il dottor Laporta. Preferirei forse il fallimento a causa dei troppi torrent, forse. Cioè, non lo so. Insomma, c'è questo shooting, questo backstage shooting con Christopher Daniels che dice a Brandon Carter: ah, ma tu devi avere una cintura al tuo... Ciao Roberto, ciao. Beh, tocca salutarle. Cioè, tu devi avere una cintura, sì, guarda questa. E lui dice, ah, questa sì è bella, prende quella lì dei titoli di coppia. No, no, un'altra, prende quella massima. No, no, quell'altra, TNT, no, no, no. E gli dà la cintura proprio per legarsi i pantaloni. E dice, tu devi fare lo shooting con questa. Prende e gli dà la cintura, che prende è quella lì che indossano i Bucks, tutta mezzo sbrilluccicosa, eccetera. E fa lo shooting con questa, shooting fotografico con questa cintura. Finalissima del Gator Golf a 3, Silver, Trent, Matt Jackson. Il match dura un'infinità perché praticamente presumo il percorso lungo. Quanto l'ha fatto durare? Come? Quanto l'ha fatto durare? 76 ore? Cioè, solo quello. Hanno mandato avanti veloce alla fine del match, della partita. Sì, hanno mandato avanti veloce. C'era Dredd col fiatone, dice peggio di un Iron Man match, una roba di questo genere. Cioè, in Big Delete hanno fatto vedere puliti 5 minuti, ma anche di più. Grosso modo, cioè, perché il tracciato proprio era lunghissimo, capito? E quindi Silver ha perso subito, si è impattato praticamente subito addosso le sedie e ha perso subito terreno. Se la sono giocata alla fine, Trent e Matt, e chi ha vinto? Matt Jackson. E quindi a questo punto, avanti tutti i cospiratori, si sono fatti la federazione e anche il canale YouTube per prendersi tutte le cinture. Sono tutte le loro. Ha vinto Trent? No, ha vinto. Non ha vinto Matt. Ha vinto Trent. Matt alla fine sbagliava sempre lo scrutinio finale. Ah, è vero. Ha vinto Trent. Sorry. Scusa. Trent is. Sì, perché praticamente alla fine. Sì, sì. Hanno messo anche la musichetta dei Best Friends. Giusto. No. Giusto. Che poi ha fatto anche lo slow motion con lui che tirava sulla cintura. È vero. No, perché praticamente l'ha buttata nel cesso Matt, che aveva la palla vicino al Gator, proprio semplice, e invece l'ha sbagliata clamorosamente. Un po' correndo verso Leonardo. Prima Paolo, sì, no, poi... è giusto. Gri, no, c'ha ragione. Ragione. Ma la vecchiaia gioca brutti scherzi, ragazzi. Perdonate. Era un te, no, diciamo che era un test per vedere quanti hanno guardato Bing Elite e soprattutto era un test per Paolo per sapere se lui, quando non è qui, guarda Bing Elite. Paolo? No, è attento Paolo, è attentissimo, sono sicuro. Ma infatti chi ha corretto prima Leonardo? Io, perché sapevamo noi, ci eravamo già messi d'accordo che avrebbe sbagliato il vincitore. Esatto. Poi cosa abbiamo? Quindi Trent ha vinto, quindi da qualche parte Trent riesce a vincere qualcosa. Molto sì, sì, assolutamente. Ce l'ha fatta alla grande. Abbiamo un piccolo backstage con i pre-Full Gear, con i Young Bucks, con il quale praticamente, scusi, gli ha fatto male. Gira voce che sia stato anche un gol di Zoff. Di Zoff di testa. La citazione è bellissima. Piccolo backstage con gli Young Bucks che hanno spiegato il loro costume, il loro giacchetto e i colori, perché hanno voluto fare un omaggio alla città di Los Angeles sportiva, quindi Lakers e giallo viola che hanno vinto il titolo NBA quest'anno, e qualche tinta velata di blu che sono i Dodgers, Los Angeles Dodgers, che hanno vinto invece il titolo del baseball. E loro quindi hanno voluto fare questo omaggio e hanno fatto vedere qualche highlights del match dalla Cutler Cam in mezzo al pubblico e hanno fatto vedere
Cutler vestito da steampunk, non si sa bene perché, però lui era, si riteneva un figo della Madonna con le ire di Kazarian che l'ha maledetto in 5 lingue diverse. Grande Frank. Poi c'è stato un piccolo intramezzo con Matt che veniva curato con praticamente gli elastici, quelli lì che lasciano la terapia sul ginocchio e la fasciatura sulla caviglia, cosa che però onestamente è passata in secondo piano. Come? I tape o il tapping del quel caso. Sì. Però la cosa comunque è passata in secondo piano perché sullo sfondo c'era Dasha Gonzalez, quindi a posto così. Grazie, e poi niente, finisce il match tra gli FTR e Young Bucks, e Young Bucks corrono negli spogliatoi a festeggiare. Lungo gli spogliatoi però si staglia un'immagine gigantesca, e non ho detto gigantesca a caso, perché nel backstage di Full Gear c'era un ospite d'onore, sì. Shaq, presente, hanno detto ciao Shaq, pugnetto, e hanno tirato dritti e sono andati nei loro spogliatoi, dove praticamente hanno festeggiato questa vittoria come se fosse lo sport professionistico, come succede diciamo negli sport professionistici, ma anche qua in Europa, con spumante, occhiali, perché sennò solamente va a finire negli occhi, no? E quindi praticamente con lo spumante, champagne, eccetera. Siccome non si può bere dagli occhi ancora, cioè, e dicono no. Che ci sia una pandemia, allora dai. No. Quindi praticamente occhialetti da chi praticamente quelli lì da piscina, chi invece aveva degli occhiali stupidi che non servivano un cazzo perché ce l'avevano solo per metà e non si è capito perché, con gli SCU, no, solo Kazarian e Daniels, Cutler, Kenny Omega, e in sottofondo arriva anche la canzone di dei Queen, We Are The Champions, classico. E mentre questi festeggiano si vede Page, Hangman Page, non la Page che stavamo dicendo prima, Page. Di cui stavamo parlando un gran bene, parlavamo solo. Che si sta vestendo e sta andando verso lo spogliatoio dei Bucks, presumo, per festeggiare con loro, ma al No Time For Losers si gira e se ne va, mesto, torna sui suoi passi e se ne va per la sua strada. Andiamo nel locker room dei Dark Order, dove un poverissimo... Ah, 5 secondi, proprio 5. Promo di Eddie Kingston, poverino, guarda, mi ha fatto una pena che gli si è rotto pure il cellulare. Cioè, vero poi quello, perché promo Fildo, sì. Ma il cellulare è rotto vero, perché l'ha fatto vedere tutto il con cellulare vero. Come? Promo Fildo con cellulare rotto vero. Sì. Insomma, nel quale prende, era un po' abbattuto, ha detto che ha fatto ha venduto l'anima al diavolo per questo match, ma ha perso, comunque non si rassegna, il suo obiettivo nonostante tutto è il titolo mondiale, e ci vediamo mercoledì. Di fatto, infatti, mercoledì poi Dynamite c'era. Torniamo nel locker room, nel club del Dark Order, dove c'è un Silver più afflitto di Kingston, come un bimbo di 4 anni e mezzo, tutto imbronciato così. E arriva uno e gli dice: ma che, dai, su, hai fatto una bella figura, sei stato bravo. No, non ne voglio sapere niente. Dice: no, bravo, dai, su, tirati su. No, non ne voglio sapere. Cioè, cosa esattamente così, fare? Poi tra l'altro. Sì. Sì, precisiamo per gli ascoltatori, così. Queste sono le esatte traduzioni. Cioè, io ho visto Bing Delete, queste non sono le traduzioni. Lui sta dicendo per filo e per segno quello che hanno detto, non stanno facendo né traduzioni né niente. Al massimo cerca un po' di imitare le voci, però no. Cosa può fare uno per tirare su di morale Bon Silver? Gli dà un arancio da prendere a pugni in modo tale che si scarica. Gli dà questo arancio, lo prende a pugni, povero, finisce del succo d'arancio negli occhi di uno, nonostante tutto, poverino, cornuto e mazziato. Non ha effetto. Five
gli dice: guarda, ma stiamo tra amici, la cosa migliore è essere l'amicizia, mandato a fanculo. Reynolds dice la stessa cosa: ah, grande, tutti amici, sì sì, bellissimo, però ancora non basta. Però ancora non basta, se non che arriva Ten che gli dà una bustina bianca di polvere bianca e tutti gli dicono: questa me l'ha data mia madre. Dice: questo è il rimedio di mia madre. Dice: ah, bello, ma che cazzo fa? Dice: ma che cosa, capite? È zucchero in polvere. Ah sì sì, ah, va bene. No, e allora arriva Nagia e gli dice: che cosa potrebbe farti stare bene? Silver ci pensa e dice: un abbraccio. Mossa da pietà, praticamente, cosa fa Nagia? Scende dal suo solito trespolo, che sta sempre seduta, no? Sopra il tavolino, eccetera. Scende per abbracciare Silver, se non che Silver manata in faccia alla Nagia, che la sposta, e chi abbraccia? Ten, con questo super mega abbraccio di amicizia. Ma ancora non basta, così, ancora non basta, perché... ancora giù, quindi arriva due, che Stu Grayson, che due. Gli dice, arriva due. Sì, perché si chiamava Player DOS, io mi ricordo sempre Player DOS. Dice: cosa ti ricordi quando noi cantavamo Hangman Fuck, e iniziano a cantare Hangman Fuck? Si riprende alla grande e sembra che la puntata finisce. In realtà non finisce, perché si vede proprio Hangman Page entra nel club del Dark Order, tutto il Dark Order immobilizzato, lui che Hangman che prende la bottiglia di Jack Daniels, che dice: fa sì sì, continuate, continua a suonare Hangman Fuck, e se ne vanno via, e se ne va via con la bottiglia di Jack Daniels e con il Dark Order che continua a incitarsi in questo modo. Finita. Beh, ho perso qualcosa? No. Allora, no, mi sembra di no. Però adesso c'è la vera prova del 9. Enrico, a te è sembrato come di averlo visto? Allora, sì, 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 mi sono abbastanza immaginato tutto, soprattutto la parte di Silver che appunto è imbronciato come un bambino di 4 anni e si lamenta. E quello proprio me lo sono figurato così. Hai quindi tutto chiaro. Più che efficace, lo guarderò lo stesso domenica, però è come averlo visto, dai. Manca soltanto la sigletta cantata, era un 10 Erode. Bing, di Elite, bing, di Elite. Perfetto. Il subscribe alla fine. col calcio. Esatto. Do you like that video? And subscribe for more. Esattamente. Cosa vogliamo di Beh, direi che Leonardo si è guadagnato il suo punticino questa settimana, la vetta si consolida, attenzione, c'è chi tenta. Paolo dovrà faticare per cercare di superare Leonardo, oppure altri ospiti futuri, vedremo se riusciranno a battere Leonardo. Anche al momento si ritrova in vantaggio come narratore di Bing the Ring, narratore, o meglio, come quello che imita tutto quello che è successo in Bing the Elite. Perché non come quello fatto... che è dentro Bing the Elite, cioè lui assimila proprio Bing the Elite. Non avendo il personificatore. Non avendo fatto vedere l'incontro della partita, diciamo, di minigolf, comunque del Golf Gator, abbiamo tagliato quella parte lì, perché ovviamente bisogna, se no si doveva alzare, dovevamo fare tutto. No, ma poi deve uscire da casa, deve andare alla sua pista di golf personale, da 4 minuti è partito il coprifuoco pure, cioè ovviamente anche noi dobbiamo rispettare delle contingenze, visto che va così di moda rispettare le contingenze, anche noi. Ah, una cosa mi sono dimenticato, porca miseria. Vabbè, la scenetta dei Jurassic Express che hanno fatto il bagno nel gelo e con... Ah, è vero! Anna Jay che dice, ah! E tutti che si giustificano, ah no, no, già no tutti, Jungle Boy e Luciasaurus, è freddo, abbiamo fatto il bagno adesso, è freddo, puoi capire? Se non che un impavido Marco Stanni invece da sfoggio di tutte le sue grazie. E Anna Jay schifata se ne va.
Eh beh. Questa proprio l'ho visualizzata. Ho proprio visualizzato la faccia di schifo di Anna Jay. Sì. Nel però, frattempo, no, qui ci menzionano una regola fondamentale in chat. La famosa e rinomata regola della L. Intelligenti paura. Non sappiamo di cosa tu stia parlando. Minimamente. Noi non siamo avvezzi a queste cose. Esatto. Non ho fatto fisica alle superiori, quindi non lo so. Nemmeno io. Non so di che regola stesse o stia o starà parlando anche in futuro. Sono arrivato a Newton e lì mi sono fermato, quindi non so che teorema sia. Ah, siete andati avanti, se non altro. Io ero fermo a Pitagora. Ok, Leo chiude tutto. Io avevo la cartina geografica con le capitali d'Europa, del mondo. Non c'entra niente. Era quella la mia fisica. Era quella. Ma lo sapete che c'è stato anche Dark questa settimana, vero? Sì, sì. Per me Enrico non l'ha visto. Ho visto degli spezzettini, ormai non ce la posso più fare con Dark. È una cosa a spizzichi e bocconi, è una cosa che ne faccio più, purtroppo per contingenze, no, per problemi di tempo cerco di guardare qualcosina, ma riesco a stare dietro a Dynam questa settimana, ho fatto anche fatica, quindi purtroppo per ora l'ho parcheggiato. Da dicembre vediamo, gli do una nuova possibilità. Ma da dicembre abbiamo 2 o 3 settimane ancora fuori Dark, da dicembre. Dicembre nel senso quando farò lo stacco natalizio gli do... Per dire, qui c'è qualcuno proprio che sta aspettando le divanate di Natale. Festeggi il Natale con Dark. Sì, esatto. Sarà... Ci regaliamo Dark per Natale. Il nostro regalo proprio ti portiamo Dark e quindi ti tagliamo i cavi della luce. Mi sembra giusto. No, io soprattutto sono molto in conflitto sulla durata di Dark, cioè se ci fossero dei match come li sto vedendo, ma comunque in un contenitore un po' più piccino di una mezz'oretta, 40 minuti, allora te la vivi. Un'ora e mezza, 2 ore, tipo corazzata Potionchi, no. È una cosa un po' dura da digerire, diciamo. Purtroppo mi chiedono se abbiamo visto i match dei figli di Divon. Chi sono i figli di Divon? Chiedo per ignoranza. I nomi? I TNT. Infatti stavo dicendo il nome del team che diciamo prima. Io li avevo visti al tempo della faida tra Divon e Bully Bully Ray. Erano ancora ragazzini. Questi me li vado a recuperare. Me li andrò a recuperare giusto perché mi piacevano molto. Anche loro come finisher hanno anche loro la 3D. La 3D. Sì. Non sembrano male, eh? Cioè, ovviamente sono giovani, eccetera, però io ho visto solamente loro e vabbè il main event perché sembrava la cosa un po' più appetibile. E loro comunque sembrano avere del potenziale. Dai. Premetto che non avevo visto assolutamente niente prima di loro, quindi magari può essere che la cornice di Dark, il match che in qualche modo comunque è un match molto agevole, magari mi condiziona un po' nel parere, eh? Però io sono fiducioso, dai. Stavo pensando, però, parliamone tranquillamente anche con il pubblico, per un format di trasmissione. Se cominciassimo un po' a parlare in molisano come faceva Biscardi, essendo molisano, quindi mettiamo un po' gli sgub, quelle cose lì, e soprattutto per rendere più credibile la trasmissione, ogni tanto, mentre uno parla, cioè darci delle offese che in realtà non ci siamo dati. per fomentare, certo. Cioè, mentre Leonardo parla, ma perché hai detto così di mia mamma? Così dal nulla che non c'entra niente. Vogliamo la moviola in gambo.
perché non è giusto tra amici insultare la mamma di un altro, non va bene. Comunque Paolo fa il paragone fra i figli di Divon e gli AOP, che no, ci sta, regge no, come no. Cosa. Forse loro magari leggermente più scattanti, cioè gli AOP sono veramente massicci, no, loro sono leggermente sono pesanti, massicci. Gli AOP. Invece questi qua sembrano un pochetto più agevoli. Forse parecchi non se lo ricordano, però davvero questi sono i figli davvero di Divon, perché quando Divon era Divon 20 anni fa, più o meno aveva quel fisico lì, forse conosciuti, Divon aveva quel fisico lì. Voi non ci credereste, ma Divon e Bully Ray o Baba Ray, chiamatelo come vi pare, erano magri una volta, oppure erano un po' più, non proprio magari, non proprio asciutti, ma non erano così come adesso. Non erano neanche delle capace, diciamo. Quando con gli occhialini, soprattutto Bully, sembrava uno uscito da babba all'epoca. Quindi. Sembrava uno uscito da scuola, era ancora tutto. Attenzione, nel frattempo, buonasera signor Ponente. Benvenuto. Buonasera Ponente. Ma in realtà adesso dovrò andarmi a riprendere un po' di foto di repertorio, però... Più che sì, forse un po' di pancia ce l'aveva, però di Divon me lo ricordo come quello fisicato dei due, cioè era Bully slash Baba Ray, che era quello un po' più camionista, però insomma sì, è vero, quello più massiccio è sempre stato Divon, comunque, cioè sì. Divon non è mai stato grasso, è soltanto ingrossato. Sì grosso, però una volta, ci dice Paolo, che una volta erano anche minorenni, vabbè, prima di compiere 18 anni lo erano sicuramente. Non l'avrei mai detto. Sì, perché ora questo è uno spoiler un po' per tutti, se ci sono dei bambini non ascoltate, tappatevi le orecchie. Sì, prima dei 18 anni si è minorenni. Sì, tranne però Spike Dudley, che è nato già 24enne. È rimasto così, tranne al Hogan, che ha avuto sempre 50 anni. Ha dato lo stinto. No, in realtà, guarda, ti dirò, ci sono delle foto che testimoniano che anche Hogan ha avuto dei tempi verdi, ma di Spike Dudley no. Ma le foto di Hogan, che sembra più a voi dei passati, sono in realtà le foto di sua figlia senza baffi. E quei baffi. E quindi è soltanto quello il motivo per cui sembra la foto di la Chierica. No, non credo, se crescendo non è venuta la Chierica, no, non credo. Cioè, se uno non sapesse che è sua figlia, direbbe vabbè, sì, è una ragazza carina, bella ragazza. Appena vedi che, appena dici ma cazzo è sua figlia, ti viene subito in mente quei baffoni e basta, ti parte tutto. Le scene che ti sei creato vanno via, proprio i filmini vanno via in un secondo. Ti fa passare la voglia nel giro di un secondo. Porca netto. Miseria. Ci suggerisce Alessandro una cosa che in effetti è giusto, perché funziona così. Alle ossa grosse. Io hanno le ossa grosse, sì, ma non sì, solo, sì. Aveva anche la maglietta che faceva la piega, non era lui, era la maglietta che faceva la piega strana. Era perché si metteva la maglietta del concerto rock. Sì. Quella sì, che andava di moda. Super mega cannottierona, no. Sì, era quella che quindi intrecciava. Avete notato che ha fatto, oh, mamma mia, questa non la metto manco, non la leggo manco più. La Pravda. Io volevo dire che Dwayne Johnson mi sembra quasi uguale a The Rock. Quasi. Grazie per averci seguito. Noi ci premiamo qui. Volevamo, ci vediamo alla stagione 5. Ci vediamo alla stagione 5. Io volevo darvi un altro indizio sul nome. Tanto noi qua avanzano le stagioni, tutto perché non si sa la nostra numerazione, che io e Draco sappiamo perfettamente, invece saltano le stagioni. Che è un'equazione in realtà la nostra numerazione. Pare che nella prossima settimana vi ringraziamo, no, ora scherzi a parte, ringraziamo veramente chi ci segue, perché pare che la prossima settimana riusciamo a superare il record di stagioni, superiamo programmi come Falcon Crest, Beautiful, cose del genere. Hai capito? Che cazzo sei una ripescata?
Falcon Crest, non so perché mi è venuto in mente, ma me la mia vecchiaia. Poi hanno fatto due stagioni soli di quella cosa, mi dicevi Magnum B.I. ne hanno fatte 8. Ma vabbè, ma era un po' per far vedere. È salito, gli è salito proprio quel vecchiume potente. Secondo me è la presenza di Stefano in chat. Che è un anche i ricchi piangono, cioè quelle cose. Per un pugno di dollari, così. Ah. Ma quello già sfocia. Le telenovelas, quelle belle, con Grecia Colmenare. Non... Cos'era Dynasty? Dynasty fa un po' Dynasty. Andiamo a superare tutte queste cose e arriveremo la prossima settimana, credo che saremo intorno alla 65esima edizione dell'episodio, stagione, quello che volete. Ma la cosa bella è che, nonostante le stagioni avanzano, l'età dei conduttori rimarrà sempre la stessa. Sì, un poco. Io ancora ho poco avanti, perché... però. Perché ci sono i poster che invecchiano al posto vostro come Dorian Gray, signori. Comunque, io faccio notare che nessuno ha ancora nominato Pac, ma neanche in parole tipo pacchetto, pacchero, ma pacchiano. Perché ma perché c'ero? Te sicuramente. Te sicuramente, visto che stavi cercando di guardare Dynamite, hai visto la grafica dell'Elite Knight, vero? Dell'Elite Knight. Quale grafica? No, non quella l'ho vista. È stata... mandatemi le grafiche. Ti mandiamo le grafiche appena. No, l'ho vista, l'ho vista. Aspetta. E cosa c'era nella grafica? Che diceva che si sarebbe parlato di pacchi. C'era nella grafica. No, adesso vediamo. Mio caro Centino, cosa c'era nella grafica? Si parla di bicchieri. Io vedo la tazza, no. Quindi mi stasera si parla di tazze, stasera consigli sulla cerata. No. Di te. Era così. Ci ho pensato che fosse... ebbene sì, però volevo attirare l'attenzione su questa cosa. Allora, adesso facciamo le brave persone. Siccome è arrivata anche altra gente nuova, ricordiamo che noi durante questa diretta vi daremo degli indizi, perché la settimana prossima pare che ci potrebbe essere qualcun altro qui presente a fare con noi Late Night, che non è uno dei due signorini bellissimi che vedete qui sotto, ma un'altra persona ancora. Il primo indizio che abbiamo mandato prima, lo ridiciamo, è stato il logo dell'ICW, ovvero l'Italian Championship Wrestling. Quindi vuol dire che ha avuto a che fare con l'ICW, in una maniera o nell'altra. Esattamente. Adesso, però, che appunto, come dicevo, c'è gente nuova, adesso mandiamo il secondo indizio su tre e vediamo un attimo se magari... Prima dalla chat non ha scritto nessuno si è voluto sbilanciare qualche nome... Però adesso vediamo se arriva qualcosa con questo indizio. Che come vedete, comunque abbiamo dei tempi bellissimi. Cioè, con questo indizio, l'ha detto 10 minuti fa e deve ancora andare avanti. Abbiate pazienza, che il caricamento comunque ha i suoi tempi. Allora, penso la regione sia abbastanza capibile. Sì? La Svizzera là sopra. Ok, andiamo proprio a spiegare. La Valle d'Aosta, guardate proprio il tratto. La Valle d'Aosta, cosa può significare? Forse che l'origine della persona è della Valle d'Aosta? Chi lo sa? Nel frattempo, quindi appunto, se volete iniziare già a sbilanciarvi, guardate bene. L'opponente è convinto di aver indovinato, ma ha dato due risposte però. Ha fatto una settimana bianca in Valle d'Aosta. La sua prima risposta è stata tsunami. La seconda risposta? La sua seconda risposta è Puck. Il signor ponente addirittura va con tre, proprio rilancia. Sì, è un Wild Boys, quindi praticamente... Per ponente la scelta è fra questi tre. Noi non possiamo dire se ha indovinato uno dei tre, ma ribadiamo i due indizi. Ha avuto a che fare con la ICW e c'entra anche la Val d'Aosta. Quindi non andare a pescare per forza un lottatore, ha due cose in comune con queste cose qua.
Esattamente, esattamente. No, comunque precisiamo, è una persona, quindi il tag team intero non ce l'abbiamo, magari per un'edizione spia, una persona, andiamo una alla volta, per carità, è uno. Non sono 2, 3, 4, 5 persone, la prossima è soltanto una persona. Esattamente, esattamente. Bene, allora, quindi in quello di Dynamite, come passiamo agevolmente così senza accorgerci di niente, in quello di Dynamite è successo qualcosa. Ve lo spiego io com'è il gancio, ve lo spiego io. Ponente ha detto, vai, uno potrebbe essere Pac. Cos'è successo a Dynamite? È successo che Ty Conti ha fatto un incontro contro Red Velvet. E l'abbiamo visto, io e Leonardo ne abbiamo parlato per parecchio, perché è stato notevole l'incontro e sono state tutte e due molto brave. Ringraziamo la regia tantissimo. E niente, è stato un bel incontro, finalmente un incontro femminile come si deve. E, mentre però una cosa che forse interessa a qualcuno, sembrerebbe, è stato intravisto uscire, si è presentato anche sul ring, un po' da incazzato, un po' no. Pac. Leggermente agitato. Pizzichino. Che non è lo stesso Pac. Sembrerebbe. Nello stesso Pac nominato, sì. Partiamo dalla cosa che avevamo notato con Draco, l'avevamo detta giusto ieri, o cos'era, tra me e lui, lui e me. La cosa molto, molto probabilmente più bella di quel segmento è stato Penta il Zero Miedo, che ha pensato bene di scappare, facendo vedere che il miedo in realtà ce l'aveva e come. Non poco, tra l'altro. Nel frattempo io colgo un attimo il momento per ringraziare XGesù34N per essersi iscritto al nostro canale. Grazie. Sarebbe grazie. Stato più corretto Gesù33 comunque. No, lui fa il Gesù che è sopravvissuto, Gesù che è intelligente, sparisce dal Golgota. Quello che è resuscitato dopo un anno al posto del dopo tre anni. E se questa è la stagione 2 di Elite Friday, giustamente ci vuole Gesù 34. Esatto, ci vuole il Gesù che ha fatto il dito medio a tutti ed è andato a aprirsi un ciringhito alle Hawaii. È un po' come Fragolino 86 che scrive le lettere a Cioè. Fragolino. No, comunque sì, grazie, grazie. Gli assorbenti terni si svergina, cioè le domande base erano quelle. Amen. Proseguiamo sulla diatriba Pac, Pentagon e via dicendo. Vedo, no, allora, Enrico è quello che l'ha visto più frescamente. E quindi l'ho visto prima. L'ho visto prima. E in realtà la faccenda è parecchio... Beh, a parte che io ritorno sul fatto che sono un mark di Pac dalla prima ora che l'ho visto in AEW. Quindi vedermelo dopo, penso siano passati 7-8 mesi, o sono esploso. E già la mia testolina si stava già rovellando sugli scenari futuri, perché è vero che adesso il Zero Miedo di Miedo un po' ce l'ha, probabilmente ci sarà una scornata iniziale, ma io vedo già sull'onda la riformazione del Triangolo della Muerte, ed è stato un bel rimettere a posto le cose tra virgolette prima della pandemia. Si stanno, ma questa cosa qua l'ho un pochino notata su anche altre storyline che hanno un peso un pochino minore, si stanno cercando di riallacciare un po' di, diciamo, di fili che si erano un po' persi, vuoi per la pandemia, vuoi per la cattiva gestione dei mesi precedenti pre-pay-per-view. E quindi mi sta piacendo questo riannodare le cose, vedi Darby Allin contro il Fuck the World Team, piuttosto che mi viene in mente un po' il sistemare le cose tra Bunny e quello che è la parte della Nightmare Family con la quale era, diciamo, in associazione, un pochino riprendere queste varie cose. Mi sta piacendo, però mi sta piacendo soprattutto Pac, è tornato, quindi saranno botte da Orbi.
sul suggerimento di Alex, noi non sappiamo che è in realtà, quindi noi leggeremo subito il suggerimento di Alex Kebab 92, che oltre a scrivere anche lui una lettera al direttore, va a dire che Pentagon è un cacasotto. Ma il Penta Zero Miedo invece cosa sarà? Infatti, tra l'altro, neanche Pentagon Junior è un cagato, proprio l'ha presa da dietro dietro, è andato al confine proprio. Oh, Madonna, com'è geloso. Oh. Se vuole essere sempre al centro dell'attenzione, ma non dite, Ma ma perché è non dite. scontento che stasera la gente è felice e lui non è in live, eh. Non dite, Deve essere riconosciuto effettivamente. tra Cioè, l'altro noi, con sul gruppo Telegram, io ho sbagliato di 2 settimane io non fondamentalmente. ricordo se avevo, cioè io so che avevo Ho chiesto sbagliato il Toto Pack, però non mi ricordo se avevo dato una mia. Andrò a prenderla. io avevo detto Io mi ricordo invece che ho fatto il paraculo perché ho detto non mi interessa quando, purché torni. Quindi tecnicamente ci ho preso prima di tutti. il democristiano della L'importante era. situazione. Ora, c'è capitato con Draco, beh, gliel'ho fatto leggere per curiosità, che magari siamo soltanto io, Draco o Stefano dei visionari, e quindi chiediamo consiglio a voi. C'è capitato di leggere di gente che non ha capito, o comunque non riteneva necessario, che Pac attaccasse Eddie Kingston. Io non ho capito la Voi gente. un intervento di Pac, pre tutto, ve lo sareste immaginati contro Eddie Kingston oppure no? E sì, era la cosa più logica da fare appena parlato. Sì, gli ha portato via gli altri due, diciamo, secondo la storyline, che erano gli altri due pezzi del triangolo della morte, se non va contro Eddie Kingston, con chi deve andare? Anche perché ricordiamo che, cioè, il triangolo era stato praticamente appena lanciato quando è successo il Patatrack, non so se aveva fatto una o due Sono gli apparizioni, stessi quindi che non avevano capito i ma infatti 7.000 non è, dollari della giacca di Gerico, presumo. magari fossero gli stessi, almeno diremmo che è un caso patologico e stop, in realtà no. Ma non è, ma vedi, il discorso triangolo della muerte ritorna un po' essendo triangolo delle Bermuda e quindi loro sono scomparsi. Sparisce. E quindi è scomparso subito. Qui comunque il neo iscritto dice che aveva lanciato la frecciatina a parte qualche episodio fa. Bravo, Ah. Gesù è sul pezzo, bravo. E se non è sul L'ha pezzo Gesù, chi è ripresa allora? anche Pac nel come si dice nel promo di settimana scorsa. Proprio, cioè, il promo è cominciato Your Little British Friend. Tra l'altro, sì, no, per qua non, e ne abbiamo letti due o tre di questi. Abbiamo letti due o tre che sono convinti che non ci sia senso Ah, no? che Pac vada contro Kingston. Quindi ho detto, magari siamo noi che abbiamo visto troppo oltre, quindi siamo dei pazzi totali. Cioè, lo siamo, per carità, quello non. Ma che poi oltretutto, al di là del riprendersi per il triangolo della morte, la cosa figa, al di là del riformare questo gruppo qua, che è allucinante, è lo scenario che si presenta. Cioè, tu praticamente hai possibile testa a testa tra Pac e Kingston, sicuramente questi qua si scornano, quindi questo qua rientra col botto dall'Inghilterra, lo fanno subito lavorare e la cosa è allucinante. Se poi si dovesse formare di nuovo in pianta stabile il triangolo della muerte, finalmente avremmo probabilmente i due messicani, quindi Penta e Rey Fénix, che potrebbero tornare un po' nelle zone alte della card per i titoli di coppia, insomma, tante cose interessanti. Loro sono stati un pochino parcheggiati. È vero che sono stati usati con Kingston, ma era lui che faceva da capoccia, diciamo. Hai detto che dovrebbe essere ormai settimanale, Pac, ma giusto ieri sera con Draco, finita la live, abbiamo letto una notizia che Non molto Pac, allegre in realtà, non però. molto no, che Pac farà queste 2 o 3 settimane per riprendersi appunto Phoenix Pentagon e dovrà tornare in Inghilterra per il giorno del ringraziamento inglese per poi ritornare negli Stati Uniti. Esiste un giorno di ringraziamento inglese. Siamo Sono andati rimasto a scioccato vedere. anche io, cioè Siamo dopo pure la rimasti blasfemia, dopo il momento blasfemia, subito dopo c'era lo shock. scioccati. Siamo andati, quindi siamo andati a vedere quando è il giorno del ringraziamento inglese, giustamente.
E il giorno del ringraziamento inglese è il 26 novembre. Il giorno del grazie. Quindi di fatto sta soltanto, cioè ha partecipato, partecipa alla prossima e basta. Questa fa la prossima contro Blade, poi dopo ritorna e poi lo rivediamo praticamente a metà gennaio, a metà dicembre più o meno. Se per caso quando è in Inghilterra, ma se per caso quando è in Inghilterra decidono di chiudere aerei o coso. No, ma perché? Poi arriva il pack, poi ci becchiamo il pacco, quello grande, il big pack. Ma io posso soltanto immaginare che pack abiti con una madre dispotica che lo vuole indietro ogni festa comandata. È l'unica cosa che mi viene... Io avrei anche un'altra idea che però è meglio non dire, che però salverebbe Pac, perché sarebbe una cosa della sua ragazza barra moglie, quello che è, comunque. Però magari sarebbe fortunato lui in questo senso, che vorrebbe ritornare sempre da lei. Tanto per... Perché lì non gli saprebbe dare torto. Facciamo venire la famiglia in America, dai, cioè veniamoci incontro, facciamo una petizione. A quanto pare la sua famiglia non vuole andare. La sua famiglia in realtà sono Penta e Fenta, quindi ce li ha già. Li porterà in Inghilterra. No, allora, in realtà ci potrebbe essere una soluzione a livello di storyline per la quale in qualche modo riescono a cavarsela da questa situazione, perché lui la settimana prossima combatte contro Blade. Mettila come deve essere, lui la prossima settimana ammazza Blade, è diverso. Sì, vabbè. la settimana prossima lui squoscia Blade, però poi si fa la settimana di galera in Inghilterra. No, però dopo, se tecnicamente arrivassero Kingston, Butcher e insieme a Blade lo caricassero di botte, e Lucha Bros magari stanno lì indecisi che non sanno cosa fare... La cosa regge fondamentalmente, lui sta via un paio di settimane magari per le botte prese e sì, ma si porta via la gamba di Blade, cioè, come souvenir. oppure i baffi di Butcher glieli strappa tipo, e alla, poi la lascia in bocca, vediamo che flexa con la gamba di Butcher. Okay. Fa un promo con la gamba di Butcher così fino. Onestamente, per come è messa adesso, no, non vedo un pack possibile picchiato, perché c'è per niente proprio. Sì, beh, sai com'è, no? La famosa legge di... Poi se arrivano, che ne so, con un oggetto, con una sedia, con delle candlestick, cioè per dire, no? Se la possono giocare in mille modi. La domanda fondamentale è questa: all'alba di quello che è oggi venerdì 13, avendo aspettato 7 mesi, non potevano aspettare ancora 2 o 3 settimane, fargli fare il ringraziamento a casa? E no, io capisco, cioè, però non mi potevano. È come se mi avessero dato un pezzetto di cioccolato promettendomene una barretta e poi in verità è tutto finto. Guarda, copio la citazione bellissima di Mirko Mori durante la nostra trasmissione dell'altra sera, ovvero che la ripresa del wrestling in Italia è stata come annusare la gnagna e poi vedersela levata di colpo. Mirko ha descritto tutta la perfezione, come sempre. Con Pac andrà un po' così, secondo me. C'è da considerare una cosa: gli inglesi, comunque i britannici in generale, sono arrivati tutti nel mese di ottobre, grosso modo. Abbiamo Ogogo e poi si è dovuto stare un po' fermo, ovviamente. Ora, al di là del video della settimana scorsa, che può essere stato anche preregistrato, molto probabilmente Pac era negli Stati Uniti da 2-3 settimane. Beh, per forza, non è che appena arrivato piglialo, rimane, cioè almeno un periodo per verificare il suo status. Hanno lavorato sulla storyline, anche se tanto la sapevano già, se per caso ritorna. No, il sito ha detto che c'è stato, poi magari quel sito lì ha sbagliato, però sembrava fonte attendibile. Poi magari speriamo che abbia sbagliato, e se lo vediamo la settimana del 26 vuol dire che ce la facciamo. Ci spostiamo giusto un secondo. Io vi voglio chiedere una cosa. Ah, no, scusate. Aspetta un attimo. Perché c'è il Giappo quando torna in USA o in USA. Il Tony Khan, quando abbiamo fatto la domanda su Pac la settimana scorsa, che ha detto che sarebbe tornato presto,
che hanno fatto anche la domanda su Ryo e Yuka Sakazaki, grande Yukina nostra. E la sua risposta è stata Not Far Away. Ah, ok, perfetto. Quindi molto probabilmente si vedranno le giappo abbastanza, non dico a breve, però comunque se ha detto così vado a dedurre che magari ci può essere la sorpresa anche entro fine anno, magari, mai dire mai. Voi siete per caso a conoscenza di giorni del ringraziamento giapponesi? Chiedo, ma chiedi abbiamo... per te o per un amico? Chiedo per un amico. Ma secondo voi ci siamo dimenticati che Leonardo stava per chiedere una cosa, no? No, assolutamente no. È lui che non si ricorda cosa stava per chiedere. Anzi, che va di rimorchio al discorso di Pac. Ma il triangolo della muerte lo rifanno oppure lo smembrano? No, lo rifanno. Lo rifanno. Cioè, Kingston si prende un più botte dell'orso e quei due là ritornano subito con Pac. Cioè, sì. Questa è proprio la conclusione, la storyline finisce praticamente già mercoledì, gonfia Blade, arriva Baxter, gonfia Baxter, viene Kingston, gonfia Kingston, va da Pentagon e Phoenix, voi, qua, via, fila. Ma, forza, fanno. Si torna a casa, muoviti. Si prende per l'orecchio, dai, via, via, a casa. No, oppure oh, magari dice, bene, adesso io me ne devo andare, voi non fate cazzate questa volta. Fate i bravi, non fate cazzate. Mentre però quando torno la prossima volta, sono pure per voi. Beh, ma facciamo la giornata dello svacco, cioè adesso lui arriva, mazzuola chi deve mazzolare, mettiamo che poi vada tutto come dovrebbe andare, quindi liscio, e quindi noi avremo il nostro buon pack dopo il giorno del ringraziamento inglese in forma e quant'altro. Beh, ma con uno status del genere di essere appena tornato e aver massacrato chiunque, vuoi che in un ipotetico match contro Omega, ipoteticamente sempre campione, non si faccia? Io lo butterei dentro così. Anche poi per farlo perdere, però io lo butterei, perché un Omega Pack 4 lo vedrei. Da considerare una cosa, in queste ultime settimane l'All Elite è riuscito a fare una cosa che non è riuscito a fare per un anno. E vabbè, volutamente ovviamente. Hanno fatto vedere al pubblico che Pentagon e Phoenix sono leggerissimamente più alti di livello di tutti, cioè sono comunque livelli di Omega Pack. Era pure ora. Quindi hanno messo, con l'arrivo anche di Pac, la gente lo sa già che è bravo, però in queste settimane, ora quando dovrà far vedere che appunto pesta, compreso Kingston, gli pesta comunque tutti, e si è messa nella condizione di avere tre lottatori, tra l'altro tutti e tre nella stessa stable, che hanno fatto vedere che possono lottare in singolo, ma non solo. Possono eventualmente batterti il Moxley di turno o l'Omega di turno se campione. Quindi nel giro di turno, cioè. Sì, sì, chiunque sia. Chiunque. Nel giro di tre settimane loro si ritrovano con tre potenziali anche campioni. E stavolta l'hanno fatto bene. Stavolta l'hanno fatto bene. Però c'è un super domandone per te, Fabri, tu che sei esperto di queste dinamiche. Io lo metterei con la rosa. Stavolta. In rosa ce lo vedo bene. No, allora, bisogna vedere nel suo ultimo match a 5 stelle Misawa che Attire indossava, perché ormai la spiegazione è questa. Penso sempre lo stesso. Misawa era sempre in verde. Era sempre in verde, Misawa praticamente. Però se per caso dovesse presentarsi come Power Ranger rosa, potrebbe essere un rimando a Kenta, quando aveva il mutandone rosa, non so se... È vero. O a Moxley quando aveva i capelli rosa e lottava a Velocity. Attenzione, cos'hai tirato fuori con Kenta? Mamma mia, accidenti, il mutandone rosa di testa. Per un attimo si è volati alti, ritorniamo subito a terra. Infatti abbiamo un picco di spettatori. Che bravi ragazzi, si è volati altissimi. E quindi, cioè, no, appunto, come dicevo, c'è il rischio, meno male, di aver già subito creato tre potenziali, diciamo, campioni. Comunque, in ogni caso, sai che li metti lì, possono lottare, li puoi far fare le storyline, non dimenticandosi che i Chabros possono anche andarsi a prendere il titolo dai Bucks in futuro, ovviamente non adesso.
quello certo. Ah, oddio, fino a febbraio comunque il tempo c'è, se proprio volessero di costruire il Lucha Bros come sfidanti proprio da farli cagare in mano ai campioni, cioè hanno tipo due mesi pieni più queste settimane. Volendo il tempo c'è, ma sarebbe anche però doverose nei confronti loro, perché comunque, cioè, avere due cavalli di razza così per poi trattarli da mid-carder, insomma, un po' uno spreco, perché poi quando poi li vedi che hanno un minimo di spazio ti fanno le performance da lasciarti bocca aperta, e poi ti viene voglia di dire, beh, concretizziamo il tutto, facciamo almeno una shot, poi non dico di vincerla per forza, però facciamoli vedere, caspita. Io sì, ma così, ma poi adesso per non tornare al solito discorso trito ritrito, anche gli Ebre e tu sono un duo che dovrebbero essere pompati, ma alla stragrande, non capisco questa gestione che ha puntato tanto sulle coppie e poi quando hai in mano quelli veramente bravi li bistratti un pochino, insomma, poi la gente si stufa, non io, ma loro. Quello è il problema. No, sì, appunto, bisogna vedere anche come, ma questo, vabbè, abbiamo un po' sempre parlato della gestione dei Lucha Bros un po' strana, perché comunque tendenzialmente, se sto leggendo una cosa che mi sono distratto peggio di Leonardo, come se gli chiedono cosa ha mangiato in questo momento. No, vediamo Stefano, dice, ma fuck face. No, ma che pack è così? No, anche Pac è così, non è tanto un discorso di face o Ila, tanto a parte che adesso se ci fosse il pubblico, cioè, sarebbe esplosa l'arena mercoledì. Ma l'arena esplodeva anche per gli FTA, l'arena esplodeva per Bray, cioè no, ma non c'entra niente il pop dell'arena per giudicare se uno è face o Ila. A parte che poi no, Pac ma, face. No, ma Pac è di quei personaggi che comunque anche da il viene tifato, cioè nel senso la gente sa che è bravo. Sì, no, quello sì. E quindi comunque sai che se c'hai il pack, c'hai il tipo di incontri che devi avere, non poi a prescindere dal peso. Adesso però ci troviamo nella situazione di pack Kingston, comunque in teoria due il e Lucha Bros, Blade and Butcher in teoria al momento sempre due il. Quindi sarebbe un... Ma infatti è uno scontro fra il questo, anche perché si stanno formando delle cioè una massa di stable fondamentalmente tutte il, o comunque dei trios, perché poi magari le stable sono quelle da almeno 4 membri, però cioè comunque si stanno formando un sacco di gruppi, cioè l'inner circle adesso con MJF ora sì che è tornato a essere heel, si sta togliendo di dosso quella patina un po' da face che aveva preso, quindi scontri fra heel è normale vederli, anzi per me sono grasso che cola gli scontri fra persone dello stesso allineamento, diciamo, perché se messi su bene sono tanta roba. La domanda di Paolo, come vabbè, Lucha Bros come campioni in singolo come sono a livello di promo e presenza, a livello di promo a difficoltà di inglese Penta, Phoenix meno. Phoenix riesce a parlarlo l'inglese. Penta ed è il motivo molto. Per cui Phoenix lo stavano mandando comunque almeno nella zona delle title show. A livello di presenza invece fanno vedere che sono dei campioni, non hanno molto bisogno di parlare. E io tutte le volte che l'ho visti campioni, soprattutto... Però in spagnolo Penta c'aveva un po' più di carattere rispetto a Phoenix. Sì. Sì, non è fluente come... Però hai stanno in America, che ci famo con lo spagnolo? Per descrivere il lottatore spagnolo, Penta c'ha qualcosa di più rispetto a Phoenix, che magari rimane un po' più neutro, capito? Però lui parla meglio l'inglese e quindi si trova sicuramente meglio. Sì, no, non si capisce come mai non riesca. No, attenzione sì, però, perché allora, a parte innanzitutto ringraziamo Lars Lucchese per il suo follow, grazie mille. Ma non solo questo, il dottor Borsani ci dice che Penta sa parlare perfettamente sì, l'inglese. Però nei promo non sembra quasi che si blocchi, non si sa come mai. E infatti promo li fa meglio Phoenix. Anche la Shida parla inglese. Come si chiama? Suo profilo Twitter ogni tanto compaiono pubblicizza prende una sua piccola serie che ha su YouTube.
nel quale fa vedere gli allenamenti, eccetera, e li spiega in inglese e parla in inglese. Però il microfono per fare i promo non glieli dà, non glielo danno. Allora, tu considera sempre che per farti capire da una massa di spettatori molto variegata, tu devi essere quanto più convincente possibile. Ed è normale che magari se ti prepari qualcosa tu, cioè, poi tra l'altro YouTube registri, puoi tagliare, puoi fare, cioè, è diverso. Sì. Un promo lo puoi fare comunque, però. Cioè, ma il promo se in televisione, se in allora, a meno che non è un video promo, e allora te la giochi, perché sennò se stai là in televisione in diretta o sei bravo o sei bravo. Ma anche in realtà non esistono via di mezzo. No, ma in realtà lei i promo su YouTube, quelli che fa promo, vabbè, quello che dice su YouTube, taglia proprio, lei parla in giapponese e poi taglia le parole in maniera che riesca in inglese. Quando sente che c'è un I, E, M e va avanti così, sai che sbatti a chi fa il montaggio. Ci mette poco a farlo. Non l'avrei detto. A presto, però questa è la domanda dove spicchiamo io e Draco. Io preferisco Phoenix e Draco preferisce Penta. Quindi, e io me ne vado prima della Riss. Ma tra Penta e Phoenix praticamente il livello più o meno è quello. Io adoro di più Phoenix, ma perché Phoenix io... è un po' più scenografico. Sì, ma io Phoenix non so perché in 7 miliardi di anni che guardo il wrestling è l'unico che mi fa dire cazzo, questo assomiglia a Tiger Mask. È l'unico che me lo fa dire. E non mi è mai capitato con nessuno. No. Mai. Drago non è d'accordo. Io no, pure... Infatti poi ci picchiamo per davvero. No, Phoenix è bravissimo. Allora, diciamo io e Enrico, allora qual è? Voi tanto avete già litigato. No, allora... in realtà questa è la prima volta che sento questa roba. Me l'avesse tirata fuori in fuori onda, staremmo ancora fuori onda a litigare. Vai tu prima, dai. Io allora, quindi... per me Phoenix è più bravo come lottatore. Però... solo se Penta avesse, diciamo, quel modo di fare un po' meno svogliato quando non è proprio coinvolto all'interno dell'azione, magari quando vola fuori dal ring, quando si deve prendere il tizio che gli vola addosso, eccetera, c'ha sempre quell'atteggiamento un pochino più svogliato, non tanto svogliato, quando, ok, lo devo fare, ma arriva addosso. Ci vorrebbe più interpretazione, mi piacerebbe di più Penta. Però questa cosa non ce l'ha, preferisco e quindi vado con Phoenix perché puntualmente lui decide, ok, il limite è questo, no, io vado oltre e tira puntualmente, infatti ogni 2x3 si infortunia. La gente di un certo livello preferisce Phoenix. Allora. Peccato che però poi si infortunia, i piani saltano, bisogna riscrivere tutto, la gente rumoreggia perché dice le storie non hanno senso, anche qua andate tutti a cagare, poi certo. Allora mettete Penta con campione. I suoi infortuni durano al massimo 2 settimane. Io ho capito, ma sai quelle 2 settimane che... Io francamente dico la mia adesso. Premesso che li adoro tutte e due e che mi piacciono entrambi proprio perché sono diversi, insomma, lasciamo stare questo. Ci sono, ognuno ha grandi pregi, cioè a me piace molto come combatte per esempio lo stile high flyer che ha Phoenix, così come mi piace molto lo stile di impatto che ha Pentagon. Il problema di Pentagon, che non riesco proprio a farmelo mandare giù, che lui di taunt ci vive, cioè se fosse una piscina di taunt lui si stufferebbe dentro, e per me quello è un po' troppo, però mi piace. Pentagon funziona in America proprio perché è una bagascia da taunt. No, ma io sto immaginando la piscina di Taunt, tipo tante braccia che fanno Zero Miedo o lui che si... Esatto. E, il grosso problema invece di Phoenix, come si stava sottolineando adesso, che ha un tempismo nello scassarsi in qualsiasi modo che è allucinante, cioè non puoi sempre la settimana prima di una cosa importante distruggerti la schiena, cioè riguardati un pelo, ragazzo mio. Però entrambi li adoro, se devo sbilanciarmi io sono su Phoenix, dai.
Draco, vai pure con la tua minoranza che ormai Alex non... e tutto quello che dirai non servirà a Io nulla. mi dissocio. No, bugia, non mi dissocio. Allora, premetto che neanche a me sta molto simpatica la piscina delle Taunt, però dato che mi piace in qualche modo lo stile, sì, magari un po' dinamico, spottoso, come può essere anche quello di Phoenix, ma mi piace lo stile concreto. Dinamico, può essere spottoso quanto ti pare, però devi essere concreto. E Phoenix ogni tanto ci pecca molto su questa cosa perché comunque vola di qua, fai di là. Cioè, Pentagon invece va più di calci, va più anche quella la barra al braccio che fa lui, che per me è una roba allucinante. È un po' più concreto, mi dà quella sensazione proprio di concretezza di quello che ce la può fare. Motivo per cui Pentagon, Penta ragazzi, Penta. Tra l'altro voi tutti che state sbagliando ancora con questi nomi vetusti, Penta, 0, Penta zero M. M. Miedo adesso è miedo. Miedo, adesso è Debutto. miedo. Adesso è miedo. Pentagon Junior. Ritorniamo da Pac Pentagon e Phoenix dopo aver risposto a questa domanda del neo iscritto. Ciao ragazzi, vi ho scoperto ora, domanda banale, ma di tre pensate abbia chance reali lottato fatico a giudicarlo, perché nell'elite si è visto poco e nelle indie con inquadrature strane è sempre duro a capire il feed che avrei vedendo i suoi match con una vera produzione. Poi con tutto il bene che gli voglio e gli auguro, purtroppo lo vedo un po' dietro anche a livello di promo, o meglio difficile nel momento in cui bisogna andare oltre la gimmick. Allora dico la mia, poi facciamo a giro. Vai, vai, minoranza, vai. Cioè. No, allora, il discorso delle possibilità, e tutti quelli che sono a Dark hanno la possibilità, ora a prescindere da te, può essere più o meno bravo, tutti hanno la possibilità, perché sennò comunque non li avrebbero presi. C'è un discorso comunità italiana, ma non perché siamo in Italia, siamo migliori rispetto agli spagnoli, no, siamo più rompicoglioni. Il concetto è quello, bonariamente. E quindi abbiamo più la cosa di dire di promuoverlo verso magari mandare mail, messaggi Instagram ai vari All Elite, Tony Khan, eccetera. E questo non sembra, però conta. Questa è la sua parte. Se devo essere onesto al momento su quello che ho visto sul ring, io non l'ho visto prima, quindi onestamente non l'ho visto prima e quindi può essere un fenomeno totale, ma ammetto di non averlo visto prima. Quello che ho visto fargli a Dark, compreso a quello che ho visto fare a quelli che hanno jobbato come lui, a me, e qui devo togliere la parte che è italiano, devo togliere quella parte lì, a me al momento non ha detto niente. A me ha detto di più gente come, vabbè, Lee Johnson, Sean Dean, la settimana scorsa aveva esordito quello di colore, non mi ricordo il nome, che era bravissimo, ha fatto il primo incontro. Era bravissimo, aveva fatto anche lui un vuoto, ora poi mi verrà in mente. Ma anche David Ali è molto bravo. Cioè, al momento, rispetto a quelli che sono a Dark, e Brian Pillman Jr., che però comunque ha già altri contratti, Griff Garrison, io al momento lo vedo sotto, rispetto a quelle Dark, a 6 o 7 persone. Non Il sento ancora pro... nominare Lee Johnson, comunque. Cosa ha Oh, la detto? No, Lee l'ha detto Johnson. L'ha detto lei. all'inglese. Oh, ok, mi sono mentalmente segnato io. Chiedo Venia. È sotto a quelli lì al momento, da quello che hanno fatto vedere, però appunto c'è il discorso che può essere più pubblicizzato rispetto agli altri. Però ovviamente ci deve mettere del suo. Noi non sappiamo come si comporta quando è lì nel backstage, quello non lo sappiamo. Io gli avevo visto fare una cosa in una live che secondo me non avrebbe dovuto dire, Draco lo sa a quale mi riferisco, Grazie, te l'ho no, detto io. non avrebbe dovuto. E quindi è proprio una parte, ripeto, se te mi chiedessi ai lottatori di Dark, Baron Black, esatto, bravo Green Rider, era Baron Black, se te mi dici dai lottatori di Dark chi prenderesti, mettiamola così, al momento di tre te lo metterei in posizione un po' più bassa. Tra un mese magari gli fanno fare tre o quattro incontri buoni e ti dico di tre si merita di essere ai livelli degli altri. Faccio un po' fatica però. E ho tolto la parte dell'italiano, così almeno, perché sennò bisogna vedere come gestirlo, perché il problema di D3 è quello, che se lo dobbiamo gestire con la parte italiana oppure con la parte
da quello che abbiamo visto. Come volete. Io mi tengo per ultimo, visto che mi avete lasciato per ultimo prima, stavolta mi metto io adesso per ultimo. E poi per l'ultimo dovrei essere io, però invece ho fatto... Ti sei preso subito la parola, ti sento molto The Voice stasera. Quindi... Prego, prego, allora. Beh, diciamo che a livello di lottato c'è di meglio a Dark. È quella. Dai. Poi me la raccontate perché io non la so. Sarà un fuorionda molto lungo anche oggi. Ah, ok, perfetto, guarda. Ho tutta la notte, figurati. C'ho anche la ricarica qua, quindi. Vabbè, non puoi andare a sbeverarti stasera, quindi dicevo a livello di lottato, secondo me anche a Dark si è visto qualcosa di meglio, quindi se devono andare magari a scegliere in un bouquet di ragazzotti che possono tirare su qualcosa di bello, secondo me scelgono da un'altra parte e non il buon di tre. Però comunque ho visto che è considerato, ha fatto delle apparizioni anche nel vlog di Sammy Guevara con Judy Marshall, nel pubblico di mercoledì, mi sembra, nel pubblico fake, scusate, quello lì dei lottatori, comunque c'era, ogni tanto stava a parte di Yellow, ogni tanto stava a parte di Face. Possibilità, secondo me, non so se ha tante possibilità di emergere più di quello che sta facendo ora. Comunque anche un discorso di match squash per lui può essere cose insieme a altro indie che può fare in altro modo, insomma, magari lo squash nell'AEW e poi dopo in indie match più approfonditi. Se lui migliora, buon per lui, per carità. Prego. Vado io quindi. Sì. Enrico, se vuoi. Allora, tutto molto vero secondo me quello che è stato detto finora. Diciamo che vorrei fare una precisazione piccolina. Lui è della sua che ha un tipo di personaggio che rispetto a magari altra gente che fa parte di Dark da più o meno tempo è un pochino più d'impatto, cioè anche come ring attire, il fatto che si presenti con l'elmo può piacere o non piacere, ma comunque anche allo spettatore casual che magari si trova lì per guardare Dark può apparire, ed è quello che banalmente su tanti ragazzi tra virgolette semi sconosciuti può farti rimanere in testa il personaggio. E diciamo che dalle sue questa cosa qua che è piuttosto buona, diciamo. Poi sempre anch'io, togliendo il discorso che è italiano, togliendo il discorso che comunque mi sta simpatico anche per come personaggio a pelle, non che ci abbia mai parlato, ma mi sta abbastanza simpatico, al di là di tutto, come lottatori a Dark si è visto qualcosa di un pochino più concreto, cioè ha le carte magari per fare bene anche a Dark, ma per un eventuale passaggio poi più o meno stabile a Dynamite lì siamo un pochino lontani, secondo me, e un pochino troppo ottimisti, però poi magari il tempo ci smentisce e sarò soltanto felice, però per ora la vedo così. Allora, io fondamentalmente questa volta sono nella maggioranza in un certo senso, perché anche io vedo davanti altre persone, cioè davanti a D3, il fatto è che gli altri sono davanti solamente per una questione di linguaggio, ecco, mettiamola così, di espressività. Basti vedere Lee Johnson, magari in quelle piccole spezzoni a Dynamite, magari hanno mostrato anche qualcosa di diverso che fosse lottato. D3 invece sta facendo vedere qualcosina di più da quel punto di vista. A livello di espressività, a livello di comunicazione, noi ancora sappiamo poco invece di lui. Quindi fondamentalmente ci sono altri davanti a lui, però come diceva Fabrizio, in Italia siamo dei rompipalle professionisti, la fanbase italiana comunque si è fatta molto sentire, quindi qualunque fosse la percentuale di chance che aveva D3, magari di un filino si è alzato ulteriormente, perché
cioè una federazione, se vede che è un personaggio a supporto, ha una fan base alle spalle, ci deve puntare, cioè deve approfittarne in qualche modo. Quindi altri davanti, ma si può ritagliare assolutamente una chance un po' più corposa, premettendo che comunque quello che sta facendo adesso non è roba di poco conto, comunque sono cose che fanno curriculum, perché se vai in una qualsiasi federazione che non sia una major in America e nel tuo curriculum c'è ehi sono apparso a Raw, ehi sono apparso a Dark e anche a Dynamite, quella federazione lì X ti deve prendere basta di corsa. Quindi cioè lui comunque sta facendo cose che a lui personalmente, cioè, se le sa sfruttare li portano bene, quindi vediamo, speriamo, dita incrociate. Però fra un Lee Johnson, un Griff Garrison, ma anche Sean Dean stesso, Baron Black in realtà ancora non ho avuto modo di vedere, quindi non mi posso esprimere su di lui, però insomma, c'è altra gente. Il capitolo di 3 lo dichiaro chiuso. No, c'è la... chiuso. Basta. Dobbiamo ritornare a parlare di Pac-Man. No, che ne fate, però il Pac-Man. No, beh, scherzi a parte, ora tanto più o meno la pensiamo tutti la stessa maniera. Anche c'è il brutto, ma io lo dico veramente, proprio il brutto di dover parlare di B3, è che ti tocca fare veramente separare il fatto che è italiano dal fatto del B3, quello che ci piace sul ring. Perché se parli, tra virgolette, male di B3, sembra che lo fai perché non sei... Cioè, cazzi, no. Cioè, se mi dici di giudicare un lottatore in un posto dove esatto. Essere italiano... Tu non ami l'Italia, vergogna, XDXD! Vai via! Se io devo giudicare uno, se mi dici ti piace quel lottatore, per me può essere anche cambogiano, ma l'importante, se mi piace, il concetto è quello. E purtroppo, ecco, è il brutto... Il bello, cioè noi siamo rompicoglioni perché vedi che arriveranno le mail alla All Elite per metterlo sotto contratto, eccetera. Ma allo stesso tempo, cioè è una cosa odiosa, perché se provi veramente a dire va bene, ok, ma ragioniamo su effettivamente quello che ha fatto, eccetera, tutti salgono addosso proprio, no, non vuoi bene, e va bene, allora non mi chiedere l'opportunità. No, in realtà il signor Lucchese concorda, quindi io sono contento, andrò a dormire tranquillo, non con la paura di essere accoltellato nel sonno. Come ti permetti? Niente flame. Lui a quanto pare non ci accoltella. Come... No, grazie come signor Lucchese, lei sta già scalando le classifiche dei miei best fan. Sì, esatto, non alimentare altri dissing. Comunque sì, ci riferivamo proprio a quella live dove parlava di Taz, che non, onestamente non abbiamo capito la sua reazione. Chiusa parentesi. Però avevamo detto che abbiamo... Così la capisco, però da professionista non lo puoi fare. Quel discorso è quello. No, ci fermiamo veramente a parlare di quella cosa del meglio di no. Anche se possiamo infrangere veramente il muro dei ratings, ma a noi ci piace fare le cose difficili, esatto. Quelli che non concordano non li evidenziate, ma il problema è che te stai continuando a scrivere così, ma non hai dato una motivazione ancora plausibile. Quando la darai, fidati che ti mettiamo qua davanti. Paolo fa parte, cioè, da quando c'è lui non ho ancora visto una motivazione plausibile sul wrestling. Però abbiamo un altro topic interessante che si può aprire. Il signor Gesù 34, tanta stima anche per lui, ci domanda giustamente: secondo voi perché non hanno unito Sean Spears e gli FTR in un'unica stable avendo tutti Blanchard come manager? Cosa che sembrava dovesse essere fatto, sembrava. Tra l'altro sembrava che corressero verso sembrava il cosa prossimo. Fatta sembrava cosa fatta pure un quarto e invece non c'è stato pure tre nel quarti terzo... Sì, esatto, invece c'è nel quarto e non c'è nemmeno il terzo, e probabilmente non so se ci saranno nemmeno più gli FTR, perché gli FTR bisogna vedere. Sì, Stefano e io siamo convinti che adesso si facciano un viaggio un viaggettino per uno o due mesi in Giappone, magari chi lo sa, magari lottare anche a Wrestle Kingdom.
ammesso in un congesto che si possa fare, nel senso, questo sì, certo. Questione epidemiologica permettendo. Quindi secondo questione me hanno di un contingenze. Attimo... Esatto. Cioè hanno un attimo atteso magari che loro facessero questa esperienza, che da parte loro è pure giusto farla perché aumenta il loro bagaglio culturale di wrestler. E assolutamente. Sai te che sei fantastico invece. Ma il problema, io vorrei tirare su una questione su questa, su questo argomento, perché io poi magari sono stato disattento in questi mesi, però non ho tanto capito la gestione dei Four Horsemen, pseudo Four Horsemen, cioè sembrava che li dovessero mettere insieme, sembrava che fosse cosa fatta, poi li avranno penso rimandati per l'assenza di pubblico. Poi forse c'era Cody, no, forse quell'altro, forse però siamo in tre, e poi forse è andato in fumo, io immagino. Però non l'ho proprio capita, ma neanche la questione come hanno gestito Blanchard come manager di sia di FTR, sia di Sean Spear. Cioè ogni tanto spariva, riappariva senza tante spiegazioni. Io questo non l'ho sinceramente capito, non l'ho seguito molto. No, è che c'è da dire che quando tutto sembrava ormai lanciato verso mettere FTR, Sean Spears e Cody Rhodes, perché poi tanto il quarto era lui, io non so se hanno voluto tastare il pubblico per il discorso Four Horsemen, e sviare anche per il discorso, perché comunque Four Horsemen è inutile, noi abbiamo Anderson e Blanchard, e Anderson e Blanchard sono i manager di questi quattro, e quindi è normale che si viene a dire Four Horsemen sono loro quattro, cioè se arrivasse anche Ric Flair, se arrivasse Ole Anderson, e saremmo a dire che i loro adepti sono capabili per diventare dei Four Horsemen. Hai detto un nome che tipo in AEW non lo vorrei vedere, ma manco manco per portare il carrello dei popcorn. Ole Anderson. Sì, proprio quello. Ma tanto l'altro non so se ci arriva nemmeno, cioè nel senso non so proprio se ce la fa proprio fisicamente. Quando si tratta di soldi e possibilmente anche un match in ring, quell'uomo farebbe di tutto. Se te gli dici, guarda, adesso ti offro l'ICNUSA che ho lì, che ho qua, 9 su 10 te lo vedi capitare a casa. Gli lasci anche 5 centesimi lì, cioè viene a raccattare qualsiasi cosa. Ma arriva già col bleggio. Già. Con i capelli a lungo della Bive, già ben giobbato. Appena hai detto Mirko della Bive, stavo per dire una cosa che ci chiudevano nel giro di 3 secondi. Ricordami che la devo dire. Fabrizio, come direbbe Lenz Archer. Fabrizio. E quindi, no, appunto, sembrava e sembra, perché comunque se l'intenzione poi sarà quella dei Four Horsemen, i papabili restano sempre loro quattro, ma proprio per i motivi Anderson e Blanchard, non tanto per altri motivi. Secondo me volevano fare invece... per un discorso di, come si dice, di pubblico. Poi dopo hanno visto che il pubblico... forse esatto. 2 mesi arriva, forse 2 mesi, forse non arriva più, allora a questo punto proprio lasciano andare eventualmente gli FTR se vogliono farsi il loro tragitto, Quando ritorneranno l'anno prossimo ci avranno tutta il tempo, le possibilità, le cose. Insomma. Anche perché io sono straconvinto che quando ci sarà, perché prima o poi ci sarà, perché l'è stato per tutta la sua carriera, perlomeno post federazione minore, Cody Rhodes il suo turnino lo vuole fare col pubblico. E quindi si passa aspettano quel momento. Aspettano quel momento. Quanto tempo è che pure noi lo stiamo dicendo? E ci sta tutto, perché se devi fare una cosa epica per tracciare una linea e dici da adesso ricominciamo, da adesso andiamo da zero, ti serve il pubblico, ti serve quella presenza, quella certezza che stai facendo bene. Anche se secondo me c'è anche un discorso che ho questa idea, hanno qualche problema di marchio quando si tratta dei Four Horsemen. Secondo me hanno avviato un discorso
che non avevano ancora la certezza di poter utilizzare come volevano loro il marchio dei Four Horsemen, tant'è che poi vabbè sarà uno dei topic del Purple Rain della settimana prossima. C'è effettivamente un organo che sta rumoreggiando parecchio per questa cosa del, appunto, dei Four Horsemen. Il marchio di proprietà di Arne Anderson, sì, ma come lo vogliono utilizzare loro? C'è una problematica, ne riparliamo la settimana prossima, però c'è una problematica. C'è un, e c'è anche un invasion, c'è un invasion in stile da prima. Che è l'invasion. Si può parolacciare su Twitch, no? Ma con la vestaglia. Ma che cacchio. Mi sono presentato con la vestaglia. Sì, innanzitutto alza il microfono, perché ti presenti con la vestaglia e col microfono pure basso. Non so com'è il microfono. Ecco, ora. Sentito. Ecco. So, ho la vestaglia. Potrei mettermi a urlare, oh my God, this is Stefano with a steel chair. No, non ce l'ho la steel chair. Dove stai seduto? Stai seduto sul tavolo, sulla tastiera. No, non sono seduto sulla tastiera. E come mi trovi? Brutto? No, che c'è? Ah, perché hai detto non sono seduto sulla tastiera. Non hai la sedia? Dove cacchio come sei? Non ce l'ho la sedia? Ma che cazzo dici? L'hai detto tu, non l'ho detto io. Ma non ho detto che non ho la sedia. Ma tu non capisci un cazzo. Vabbè, niente. Vabbè, allora, fuori onda le prendete tutti, cioè. No, io sono bravissimo. Oggi sono bravo. Ah, che si dice di bello? Che con i Four Horsemen la stanno tirando troppo per le lunghe, quindi niente di bello fondamentalmente. Ma siamo ancora sicuri che vogliano i Four Horsemen? No, secondo me il discorso è spiegato da un pezzo. È già ma ora che, ci vedono in cinque, magari pensano, facciamo i Five Horsemen. Che ci sta. Perché? Che cazzo vuoi? Quindi io direi, allora, Gree, non sono FTR Page e Spears, ma sono FTR Page e Trump. Tanto ormai ha tempo libero. Tanto ormai sì, effettivamente. No, Trump è il nuovo manager. Trump sostituisce Fabrizio. Tony Blanchard. Sai che gimmick potrebbe fare Trump? Le Super Trump. Il gruppo musicale. Questa era brutta. Ma è Super Trump, sì. Infatti la gente sta scappando proprio. Vedi? Ma sì, ma non scappa nessuno, sono tutti bellissimi. No, io sono venuto per il fuori onda, pensavo aveste già finito. No, lui pensa, Fabri, lui pensa, ma come dobbiamo fare con questo pensatore? Ho portato il cane a cagare, poi sono arrivato e... Dovevi rimanerci. Grazie. Lo multano se ci rimani, il problema è questo. Vabbè, ma lui è uno che si sa mimetizzare. Comunque per il marchio come si chiama, Four Horsemen, io ero molto legato all'idea che aveva lanciato proprio Stefano durante, penso, una Lead Friday, lanciato questa ipotesi di The Mechanics per aggirare il discorso. Sì. Mi piacque come idea, mi piacque, ci speravo, però immagino non sai, noi siamo metallari, quindi sì, che c'era quella dietrologia con i Metallica, giusto? Sì, Megadeth. La stessa identica canzone velocizzata, però si chiamava in maniera diversa. Ma perché in realtà la canzone Four Horsemen pare l'abbia scritta Dave Mustaine, di Megadeth, e quindi loro se ne sono appropriati, l'hanno registrata, hanno fatto i cazzi loro, lui dice la rifaccio uguale, tanto non potete dirmi un cazzo, è la mia, e la chiamo in un altro modo. Esatto. Sì, è andata così. E ci stava come idea, dai, era carina. Poi The Mechanics abbastanza di impatto, insomma, sì. Non era male come nome. Ma si diciamo abbina bene anche al addosso agli FTR, insomma, loro ce l'hanno questo, se entrano già con il pick up costumizzato, come si suol dire, tutto rombante. Sì, ce l'hanno un po' da tizi da garage, diciamo. Sì, esatto. Ce l'hanno.
Avrebbero fatto una cosa molto carina, però vedremo, probabilmente a tastare un po' il pubblico e rimandata probabilmente dopo l'avventura giapponese, se decidono di tornare, insomma. Beh, di sicuro... in Giappone? Si ipotizza, si presume, ma si spegue, poi magari non è vero, però tanti dicono che, ma già loro, se ti ricordi, quando erano arrivati a Dynamite, avevano detto che sarebbe stato poi una cosa non lunghissima, perché volevano comunque fare esperienze. Io immagino che, venendo dalla WWE, avendo fatto l'AEW, probabilmente un viaggetto in Giappone, però idea mia, potrà sbagliarmi. Sì, mi sembra il momento peggiore per andare in Giappone. Sì, quello è vero, però... No, allora, in realtà, dal punto di vista di cosa potrebbero fare, è il momento migliore. Dal punto di vista della situazione globale è il momento peggiore, però se loro, cioè dipende da com'è il loro contratto anche con la AEW, perché fondamentalmente se loro si possono prendere delle date che dice ce le scioriniamo, ce le gestiamo come gli pare, è il momento migliore adesso per andare in Giappone. Tra l'altro, cioè adesso diciamocelo chiaramente, il 2 dicembre c'è, cioè, questo scontro fra Moxley e Omega, perché al 90% uno dei due è atteso in Giappone con tanto hype, diciamo, e quindi, cioè, è abbastanza obbligato mettere il match prima, in modo tale che poi Mox si piglia quelle sue settimane, quel paio di settimane abbondanti. Immagino che questo titolo americano-giapponese debba essere messo in palio prima o poi. No, ma anche perché, come abbiamo detto anche giovedì sera, cioè hanno costruito Kenta in modo veramente che può affrontare chiunque, in realtà, perché se batti pulito uno come Tanahashi, non è che stai battendo Gabriel Kidd o D3, ecco, con tutto il bene di D3, però ne stavamo parlando prima, mi è venuto in mente. Fabri, adesso arriviamo a meno 5 iscritti. No, però appunto, cioè, l'hanno costruito in un modo tale che Kenta può battere Moxley, pulito, cioè, diciamocelo chiaro. Quindi, cioè, devono finalizzare il tutto, perché sennò tutti questi mesi sono buttati nel cesso. Però immagino che debba batterlo non da campione W, io non penso che la W lo mandi là da campione. Infatti, cioè, neanche Jericho ha perso da campione W. Anche perché vado a pensare che Moxley e Kenta diano il titolo a Kenta ormai in questo periodo. Eh sì. Per evitare che il titolo resti imprigionato laggiù. No, se lo lascia Moxley hai seri problemi a credere nei tuoi lottatori, proprio tuoi di federazione. Esatto. No, quindi in un mese perde tutto. Però sarebbe anche interessante, pensaci, come storyline, cioè uno che nel giro di spot dal top scende alle stalle e deve ricostruirsi, insomma, sai, non è brutta, secondo me. Anche io ci avevo pensato, ho detto, cavolo, perde qualsiasi cosa, da campione, da doppio campione diventa un niente. Però potrebbe essere interessante. Perdere il titolo il 2 dicembre è, tra virgolette, intelligente, perché appunto lui comunque va in Giappone, si farà Wrestle Kingdom a difendere il titolo. Però in All Elite allo stesso tempo resettano il ranking. Perché lui, anche se non fosse campione, si ritroverebbe con 75 vittorie. E bravi, esatto. Cioè, pure che la sconfitta titolata la fai pesare, c'è, cioè, comunque uno squilibrio allucinante con gli altri. Risolvi il problema Moxley anche a livello di prestigio del lottatore. Cioè, non... alla fine il 2020 di chi è stato l'anno? Il suo. Non glielo toglie. Il 2 dicembre non glielo toglie più nessuno, capito? Cioè, è legittimato. Nel 2021 si ricomincia, tanto più o meno ricominciano tutti a livello, diciamo, di lottato, eccetera. Con o senza titolo, alla fine è uguale. L'unica cosa è che il primo sfidante di Omega, se Omega gli prende il titolo, dovrebbe essere subito lui di nuovo. Esatto. L'unica cosa è questa, che praticamente hanno quelle 2-3 settimane per trasformare, se poi effettivamente va come abbiamo detto, perché poi magari, sai, nel wrestling può succedere tutto l'opposto di tutto. Esatto, dovrebbero trovare il modo di riuscire praticamente a trasformare Dynamite in una specie di puntata speciale, perlomeno qualcosa che comunque abbia un senso, far passare, cioè una roba bella, bella strong, diciamo, non una card moscia per poi l'incontrone, non lo so. Però se ci pensi,
cioè, sotto quell'incontro lì, che cazzo ci metti? No, cioè, quello è vero, perché cioè, meno di 20 minuti, 25 minuti non puoi farlo durare una cosa del genere. No, cioè, considerando quanto è durato Pentagon e Phoenix, una mezz'ora se la possono pigliare tranquillamente. Cioè, domanda per Fabrizio. Domanda per Fabrizio, ma un Omega che arriva tre mosse batte Moxley? Sì. Sarebbe perfetto. La dovrebbero gestire. L'ho inventata io questa qua, me l'ha detto Fabrizio qualche podcast fa, non so, non mi ricordo il contesto, ma cioè, se uno ci arriva dentro con la cattiveria del cleaner e poi unisce anche il promo che ha fatto a Dynamite. Sì. Tre mosse vince. Cazzo, ci sta. Però allora, ci sta in ottica se sai che cosa ha fatto il cleaner in Giappone. Per tanti che magari seguono hanno iniziato a seguire l'AEW, spiegarlo in così poco tempo magari è un po' difficile. Perché comunque sono stati fatti dei rimandi nell'ultima puntata, nel promo di Omega, la New Japan ha parlato dello status del cleaner che era, che adesso combatterà col freno a mano disinserito e tutto quanto, però cavolo, però no, poi ci sarebbe difficoltà, come dicevo. Sì, dimmi. Questa è una cosa che dico sempre anch'io, purtroppo Omega, così come tanti altri, Phoenix, Pentagon, eccetera, devono far vedere al pubblico mainstream, devono farsi conoscere. Però c'è anche un altro lato della medaglia. Te federazione, mi presenti uno che magari va a battere va a battere Moxley in 5 minuti, per dire, e lo batte bene, pulito. Io devo credere che questo, se me lo metti campione, è un campione. Poi me lo dimostrerà durante le settimane dopo. Era un po' il discorso fatto in maniera diversa di quando sono arrivati Butcher and Blade contro Cody Rhodes, perché quando li aveva mandati MJF, tutti a dire: ma chi cazzo sono, non li conosce nessuno. E però lasciamo stare cosa possono essere diventati un anno dopo. Se te mi presenti due così che vanno a picchiare qualcuno, io devo credere che vedo due così vanno a picchiare qualcuno, sì. Cioè, ti devo dare atto che se me lo fai vedere vuol dire che loro possono farlo. E se te mi fai vedere che Omega batte in 5 minuti Moxley, e noi sappiamo che c'ha il suo storico, lo può fare, tutto, ma uno che non conosce Omega, se vede che Omega batte in 5 minuti Moxley, vuol dire che in quell'incontro Omega doveva battere in 5 minuti Moxley. Il nostro problema che ne deriva da una federazione terza in questo momento, che è seconda molto probabilmente, che noi dobbiamo per forza cercare la spiegazione. Questo è un grosso problema, è enorme questo problema, perché se io devo vedere, cioè, il brutto nostro è che non riusciamo a vedere dalla parte, mettiamola così, come lo vedevi da bambino, ecco, tanto per farla capire meglio, andrebbe guardato così, cioè, è quello il problema, siamo noi che ci facciamo le seghe, perché non ci spiegano che Omega è quello forte del Giappone, ce le facciamo noi. Ragazzi, allora, il pro wrestling da sempre, poi il catch wrestling lasciamo perdere, ma il pro wrestling si fonda sulle storie. No, se è così, no. Non è che siccome Cody Rhodes dice allora facciamo il match, ti spiego perché è una bugia la tua, ti spiego perché è una bugia in quattro parole. Il wrestling è mainstream e conosciuto dagli anni 80. Prima il wrestling era territoriale. E lo stesso incontro che tu vedevi questa sera lo vedevi domani sera da un'altra parte, lo stesso incontro, con le stesse dinamiche, con la stessa storia, con le stesse c'è sempre una base di storia. Ric Flair contro Ricky Steamboat fanno 200 incontri perché comunque c'è uno storico fra di loro, non è che facciamo il match. Allora, hai presente il match più stupido della storia della WWF? Ultimate Warrior contro Bobby the Brain Heenan. Chi dei due perdeva doveva vestire come The Weasel, adesso non mi ricordo come si dice in italiano. Se tu vai a guardare su Cage Match, come diceva Dan Peterson, è una donola. Bravo, la donola. Se tu guardi su Cage Match, quante volte hanno provato quel match nei live show, ti impressiona, perché? Perché il pro wrestling non è
quella storia lì così, ma è solo quella storia lì, ce n'è una sola di storia. Alla fine sono due persone che si devono picchiare. Ho fatto un'intervista a un allenatore Booker, esce il 23. Lui dice una cosa fantastica sul wrestling. Tu esci, fai una cosa, la provi, non riesce, torni indietro, non spieghi un cazzo, ne fai un'altra. Questo è il pro wrestling. Noi ci siamo abituati a vedere in una televisione che puntava in un certo modo, ma anche in WWE, che sono loro che hanno creato questo movimento, questa situazione in cui tutto è spiegato, anche in WWE si lavora tantissimo sulla storia costruita in quel giorno. Eh sì. No, è una cazzata. No, no, questa è proprio una cazzata. In WWE si lavora in realtà sulla storia che si fa giorno per giorno, ci lavorano quasi una ceppa, ci lavorano con metà del roster, per il resto sono tutti match che nascono a caso per lo più, e infatti poi qual è la reazione del pubblico che segue con una certa giorno. Ottica? È schifato. Di quel giorno, loro non hanno forse il problema, secondo me state parlando di due cose diverse, nel senso forse Draco ti riferisce un pochettino di più al discorso storyline, cioè quello che volevo dire io, no, quello che volevo dire sì, io è quello. Che te, cioè, se te mi metti adesso Omega è il primo sfidante di Moxley. Sì, è il primo sfidante di Moxley. Agli occhi di un mainstream che non conosce Omega, ti parte favorito Moxley nell'incontro. Punto. Perché Omega di fatto non è conosciuto, gli hai visto fare gli incontri per il girone, li ha fatti bene, per carità, però non è ancora credibile. Noi sappiamo che invece Omega, nella realtà, se ci fosse una forza ipotetica, è più forte di Moxley. Però se metti l'incontro, io so che Omega è il primo sfidante, Omega Moxley, vince Omega anche eventualmente in 5 minuti, non mi devo chiedere perché in questo mese non mi hanno fatto vedere il match di Omega contro Okada, tanto per intenderci, è quello che volevo dire. No, cioè, no secondo me non lo può fare. Allora, non lo può fare per due semplicissimi motivi. Come hanno costruito Omega, questo nuovo Omega, non quello vecchio, perché se mi dicevi il vecchio Omega, allora io ti dico, vabbè dai, ok, però questo nuovo Omega, comunque hanno fatto già vedere che contro un certo tipo di avversari non le prende. Ma comunque sì, in qualche modo fa fatica, altrimenti anche Pentagon me lo devi pigliare, ribaltare come una frittata e mandarmelo a casa. Non mi fai il super match da pay per view. E allora se me lo fai contro Pentagon, me lo devi fare anche contro uno che per 240 giorni è stato un macina sassi. E non è, attenzione, Moxley ha superato sfide che sulla carta lui avrebbe dovuto perdere. Perché se mi vai contro un Brody Lee, se mi vai contro un Lance Archer che... cioè, comunque sei bello provato dai match precedenti, come Cody per esempio per il titolo TNT, che poi arriva Brody Lee e lo devasta. Moxley no, nonostante sfide su sfide ha continuato a macinare, non è che arriva Omega adesso e... Moxley ne ha fatte molto poche di sfide. Moxley non ha lottato tanto quanto Cody. Cody ha fatto una cosa come 9-10 difese titolate prima di Brody Lee e c'è arrivato da un pay-per-view all'altro, neanche da un pay-per-view. Ma affrontare Sonny Kiss per il titolo TNT non è affrontare Brian Cage per il titolo... cioè, diamo un attimo un peso anche alle sfide. Sì, però affrontare un match ogni 3 settimane, 4, e affrontare 4 match in 4 settimane sono due cose diverse, indipendentemente. Soprattutto considerato il fatto che si era fatto prima di Brody Lee un match contro Ricky Starks, che comunque è stato abbastanza paritario. C'era fatto un match con Eddie Kingston che era un match hardcore. Gli era venuta la paritaria? Non so che... Come? Gli era venuta la paritaria? Era stato toccato. Cioè? A chi? Nessuno sa la paritaria cosa comporta. Come niente, comporta allergie. Vai avanti, andiamo avanti. Okay. No, sostanzialmente però le sfide che ha avuto Cody sono state tante. E Brody Lee è arrivato... ed è arrivato Brody Lee contro Cody, molto provato, che già la settimana prima si era cominciato a dire che era stanco, che aveva subito tanti piccoli infortuni. Moxley è completamente a posto. In più c'è una cosa, c'è un aggravante. È vero che noi non l'abbiamo mai visto, parliamo noi della AEW, no? Il cleaner. Però tutti sappiamo chi è Kenny Omega, mentre pochi sanno chi è Pentagon. Cioè, la differenza tra lo status di Pentagon e quello di Kenny Omega... è che Kenny Omega è già stato prima nel PVI 500,
è già stato nominato come il miglior lottatore al mondo. Chi già lo conosceva ha cominciato a dire: ma cazzo, c'è Kenny Omega, ma io sborro nelle mutande. Quindi noi non abbiamo sentito dire in molti su Pentagon. Quindi quello che dice Fabrizio, che questo qua potrebbe arrivare e fare una cosa completamente diversa, sì. In più ti mette un aggravante. Cioè, se adesso ti fanno vedere un cleaner che fa un po' fatica, ma ce la fa, ma quando c'è il match per il titolo devasta, non è male, eh? Non è male. Perché no, perché mi stai creando solo un Brock Lesnar che è più presente. Abbiamo visto Brock Lesnar che danni ha fatto altrove. E non è che l'assenza cambia. Cioè, la no, gente vuole vedere. La gente paga il wrestling per vedere lo spettacolo. Cioè, è così. E confrontare poi gli anni Ottanta con... Cioè, dagli anni Ottanta adesso è cambiato l'universo, è cambiato tutto. Non c'è una cosa che regge ancora come negli anni Ottanta. Quindi non li puoi prendere... Lo puoi fare solo per quell'incontro, magari dopo due settimane affronta di minimo a caso, affronta Angelico, tanto per dire, e ci esce fuori l'incontro equilibrato senza problemi. È che magari arriva a quell'incontro con un focus della Madonna e ti riesce a fare una cosa che non può fare nessuno, non solo battere Moxley, ma proprio batterlo nel vero senso della parola, che può comportare questo anche poi all'eventuale sconfitta di Moxley in Giappone, cioè per dire, tanto per farla più un pochettino più grossa. Poi magari dopo due settimane si fa l'incontro con Angelico da mezz'ora, dico una cosa scema, e però si vede un Omega lottare benissimo, un Angelico lottare benissimo, è che contro Moxley... Il pubblico ti scabbina però, cioè fidati, il pubblico ti scabbina male. Però quando te mi parti come una federazione che vuole essere tendenzialmente più sportiva, se noi guardiamo le MMA, te ti puoi vedere Johnson contro, vabbè, Johnson contro McGregor non ti capita ovviamente per motivi di peso, ma facciamo finta che ti capiti. Oh, ti può durare un secondo come ti può durare cinque riprese. Sì, e questo però, non dai, ci mettiamo in testa. Facciamo gli smart elementari, lo sappiamo che il wrestling non è come l'MMA e per quanto li si voglia avvicinare sono due galassie che viaggiano come due rette parallele. Quindi... No, dai, cioè, allora già lo stanno facendo in puntata settimanale e questo è un match da pay per view, non ci nascondiamo dietro un dito, perché se lo è Penta contro Omega lo è anche questo, quindi già lo metti in settimana, poi lo banalizzi anche con un Omega che dice, cioè se tu dici che sarà il Dynamite più grande di sempre, sì, fare l'impresa di battere Moxley in pochissimo tempo è spettacolare. Però poi, come hai detto anche tu, Ste, cioè cosa ci metti poi sotto? Cioè tu mi fai fammi durare uno sputo quell'incontro e poi magari tutto il resto della puntata è una puntata normale. Io scappino. Allora te la rigiro ancora. Facciamo una finta gigante. Proprio una finta di quelle che non esistono. I Bucks, insieme magari a un altro, un quarto, che non credo sia Rampage, picchiano nel backstage fortissimo Moxley arriva e perde in due secondi dal cleaner. Così spiegata, l'accetti? No, in realtà neanche. Però, visto che adesso te lo dico, visto che facciamo la WWE-iata, a sto punto la facciamo fino in fondo, facciamo la porcata e lo fai perdere così. Allora, ma sempre una cagata rimane. Cioè, allora, io te lo dico. L'accetto, ma è una cagata, prendo la cagata per quello che ci devo io fare. Te lo dico, non lo fanno lo squash. Io provoco dicendo il discorso dello squash, però ti dico anche che non mi fa gridare allo scandalo lo squash. Questo è il punto. Punti di vista diversi. Perché Kenny io Omega. Sì, grido lo scandalo. Perché Kenny Omega? No, ma hai ragione. Il problema è che non siamo in Giappone. Siamo un altro problema. Non funzionano così le cose. Lui deve andare a perdere anche con Kenta. Cioè, il fatto di farlo il 2 dicembre, ormai me l'avete inserito voi in testa questo file. Lui deve perdere tutto. Se no lo mettevi in pay per view, ma non lo metti in pay per view per questo. Quello per esempio può essere spiegato. Allora, lo squash ci può stare, può essere affascinante. Io penso che, come dicevi tu, questo sia più una provocazione che altro, perché probabilmente non sarà uno squash. Però mettiamo anche che fosse uno squash per spiegare una possibile sconfitta anche contro Kenta. Puoi avere tanti escamotage, come per esempio un finto infortunio, quindi tanto bene o male
anche i giapponesi possono sapere dalle notizie della AEW, quindi si fa un work, c'è un infortunio e quindi si perde abbastanza facile. Ci sono tanti escamotage, diciamo. Quello che mi fa venire un po' un dubbio per quanto riguarda uno squash che potrebbe essere affascinante da un certo punto di vista è che lo faresti proprio su un lottatore che ha dimostrato di essere praticamente un rullo compressore da un anno a questa parte, e poi avresti il problema su chi mandare contro praticamente un Kenny Omega stellare, perché non avresti nessuno con uno grosso, diciamo, abbastanza grosso. Però poi io vi ripeto tutto il cuore. Hai ragione. Cioè della serie contro un Kenny Omega che squascia Moxley ti serve resuscitare le AJ Styles dei primi anni della TNA. Che cioè, comunque faceva fatica. Sì. Che comunque faceva fatica. No, il discorso, comunque il mio era molto una provocazione. Però c'è un'altra questione che adesso vi tiro fuori così. La questione Biden. Se Biden... Sì, è vero. Non sono le 2 ore e 6 minuti di diario. No, è vero, cioè sono arrivato, si sono alzati prima, poi hanno visto che c'ero io, sono andati via tu. Allora, la questione Biden è importante. Se Moxley adesso, io ve la butto lì a crudo, Moxley il 2 dicembre perde, ok? Per andare in Giappone, da quello che so io, devi comunque farti 2 settimane di quarantena quando arrivi là. Quindi perde e parte subito e va in Giappone. Quindi Moxley parte sostanzialmente il 3 dicembre, quando qua riaprono dal lockdown. Lui parte e va in Giappone, si ferma 2 settimane là, poi arriva e magari in una road per sti cazzi si presenta, sì, accetta la sfida di Kenta perché lui ha vinto e devo assolutamente vincere, bla bla bla. Perde il titolo il 4. Che giorni sono? Il 4, il 5, il 3, il 4? È comunque il primo dei due giorni. Il 4. Riparte subito per tornare negli Stati Uniti, quindi arriva il 5, 15 giorni di quarantena, il 20 si insedia Biden, il 25 Biden chiude tutti gli sport. Tu hai dovuto, perché da qua a là lo capiranno, hai dovuto fare tappings su tappings su tappings senza il tuo ex campione, che per qualche ragione è via. Non ti conviene a sto punto squasciarlo? E quando ritorna riparte davvero da zero? Perché a sto punto tu non ce l'hai più per mesi, rischi di non averlo più per mesi. Stiamo dimenticando che la NJPW, il wrestling giapponese, si fonda sul fatto di avere i match cicciosi o comunque di avere un certo tipo di incontri. Ora io ti dico, secondo te, con un Moxley squasciato che arriva in Giappone che deve difendere la cintura, il match è vendibile allo stesso livello di un Moxley che esce dall'incontro dopo che comunque si è fatto il posteriore, certo, a tarallo? Certo, però qui te lo inverto. Là no, lo sanno chi è. Qua ti vengo ti scontro solo. No, vi siete accavallati, una voice alla volta. No, qua ti vengo contro di te solo per una cosa, per una scemata. Il pubblico giapponese che Moxley perde con Omega al titolo dell'All Elite non gliene può fregare di meno, perché non so manco che esista il titolo dell'All Elite, molto non solo, ma questo non lo so però aspetta, vabbè. Perché là lo sanno chi è Kenny Omega, lo sanno chi è il cleaner, sì, poi c'è anche e qua te la ribalta la cosa, eh? Ok, però spero, confido che la NJPW abbia capito che non può vivere, specie in questo periodo pandemico, solamente di quanto racimola a casa sua. Cioè lo devi vendere anche magari all'estero questo incontro, comunque in qualche modo pomparlo il più possibile. Cioè, capì il senso che guarda, voglio che hai voglio ragione dire. Io so che Enrico, per esempio, quel mese lì non lo fa il New Japan World, non guarda niente, perché lui non vuole vedere Moxley in Giappone, quindi quel mese lì non se lo guarda. Già quello. È anche da dire che comunque uno che nel 2020 è nominato miglior lottatore, PV Insider, eccetera, anche se dovesse perdere in 5-10 minuti con Omega, eccetera, se io poi non dovessi andarlo a vedere Wrestle Kingdom perché ha fatto un cazzo di incontro di merda su 365 giorni, sarei anche lì uno che è proprio... Comunque... cioè, io ve lo dico, non succede lo squash, non succede manco morti. Cioè, io ho voluto proprio fare un po' la provocazione per il discorso del cleaner, ma non succede. Anzi,
potrebbero anche decidere di portarlo. Se dovessero fare un'ora di incontro, non vi nascondo che potrebbero fare 59 minuti e 55 secondi e vincere Kenny Omega. Non ve lo escludo minimamente, però immaginatevi di farlo anche da 5 secondi. Io non grido alla morte dell'AEW. Io immagino che se queste... Allora, vi lancio soltanto questo. Dico che se questo incontro lo avessimo trasportato all'interno della NJPW con uno squash, penso che là nessuno avrebbe gridato lo scandalo, penso. Qui è un po' diverso, ci sono tanti fattori. Ti dirò che in realtà non sarebbe accaduto neanche lì, guarda. Dici? Sai come no. Ci accorgiamo quanto dura proprio l'incontro in generale, a prescindere dalle pubblicità che ci saranno nella prima ora di Dynamo. Se vediamo che sono tutte accorporate lì, noi sappiamo esattamente quanto dura l'incontro, perché non faranno, per quell'incontro lì non metteranno nemmeno una pubblicità. No, vabbè, ma magari pure dal numero di cose che annunciano per la card, cioè se annunciano tre cose della serie, se mi annunci sette match per una puntata, è normale che 5 minuti l'entrata, se mi annunciano quattro cosette, magari niente donne, io già dico sì, un'ora di match, cioè così proprio. Niente donne è impossibile, lo sai. Sì, infatti niente donne è impossibile, purtroppo. Poi Leonardo ha detto che se non fanno vedere l'incontro femminile la puntata non la guarda. Lui fa sciopero. A lui ha detto che vuole vedere, perché tra l'altro adesso partirà l'altra faida, vuole vedere Tay Conti contro Anna Jay, e quello è l'incontro che lui vuole. Beh, potrebbe, potrebbe esserci seriamente, adesso scherzi a parte, potrebbe esserci seriamente. Quello ci potrebbe, sì. Attenzione, perché Mattia lancia una provocazione della Madonna. Cioè, scusate, questa qua. Potrebbero anche accordarsi per una puntata con le ammucchiano tutte nella prima ora. Ma voi ci pensate che questo incontro senza pubblicità sarebbe già manna dal cielo? Perché questo incontro vende pubblicità così. A voi. Però la pubblicità... ma per quello io lo volevo in pay-per-view, però... La pubblicità su questo incontro è un po' disciplinale, cioè veramente... Per noi, ma sì, pensa sì. Per un pubblicitario. No, assolutamente. Pensa a prendere l'ultima pubblicità prima della fine dell'incontro. Cioè, tu vedi TNT che già chiama per la Rolls Royce, per ordinare le luci nuove degli studios, cioè. Sì, però tu non hai specificato, cioè si devono accordare, come giustamente ti domanda Green Rider, con il canale o con il team, con i figli di Devon? Sì, vero. Tra l'altro i figli di Devon che non ho ancora visto, perché io non ho ancora visto Dark. Ah, si guarda Dark? No, sto scherzando. No, ma non ho ancora visto, guarda. Era in teoria dovevo vederlo, ma poi, dato che voglio vedere Turning Point, l'altro giorno quando c'era Dark c'è stato anche Impact, e quindi ho guardato Impact. Okay. Cioè, il momento che avevo deciso di guardare una cosa, ho voluto guardare l'altra, quindi... Contingenze anche qua. Perché domani mi pare che mi tocca seguire ancora le vostre live. Ah, Fabri, siamo in live domani. Non so niente. Ma dai! Dopo vi carico anche le sigle, dovrei avere le sigle. Che bravo. Sì, che bravo. Vabbè, ma dato che siamo... Allora, io direi che poi non lo so se il conduttore concorda, però dato che siamo sulle due ore, di lanciare l'ultimo indizio per far capire chi è questo nome, così poi si scatenano un'ultima volta nella corsa al nome. Tu hai capito che... vabbè, mutati. Tacciati. Devi tacciare, perché adesso... Pazientate, siate pazienti. Questi ritmi che hai sempre avuto in queste tre occasioni credo che sono fantastici. Quanto siete divertenti. Dobbiamo fare lo stacchetto. Ok. Sta caricando. Allora, penso sia abbastanza intuitivo. Cos'è? Ragionate su cos'è. Qua l'intuitivo, come dicevamo pre-trasmissione, che il meteo dice che domani c'è il rischio di avere mare molto agitato. Mare alto. Esatto. Mare alto. Mi smuto, io ho capito, è Sting in versione surfer. Ma come hai fatto? Grande.
No, allora, dai, ve la lascio un altro paio di minuti. Questo è quello che si vede dalla finestra di Fabrizio, ci dice Paolo. No, non proprio, perché ho dei palazzi che mi coprono la visuale del mare. Ma non sai quanto è grande quest'onda domani? Infatti. Allora dai, guardate bene l'onda, perché tra poco non ci sarà più, quindi pensate, scatenatevi nuovamente nella caccia al nome, e ora l'onda non c'è più. Ah. Se ci fosse un wrestler che si chiama Vaionti, io avrei puntato tutto su quello, però non penso ci sia. Mamma mia. Controlliamo. Pure Big Wednesday è uguale. L'esercito del surf. Sì, no, non lo so chi sia questo admin del lato viola che ha queste manie di protagonismo, però no, non è lui. Perché noi siamo i giovani, giovani più giovani. Esatto. E tantissimi giovani. Tanto. E detto questo, dai, lo diciamo? No, non lo diciamo? Lo facciamo dire a loro? Lo diciamo? Non ho il tamburo vicino per fare il rullo di tamburi, immaginatelo. Il problema è che ci ha provato solamente Ponens, sì. Che viene dall'Ovest. Ci ha provato dai, però giustamente, come ha detto Paolo, il povero Marco, il buon Marco comunque ha indovinato, quindi... Ce ne sono due della Valle d'Aosta, li ha nominati tutti e due. Sono due della Valle d'Aosta. Però ha detto, si è sbilanciato su uno alla fine, perché gli abbiamo detto che doveva sbilanciarsi su uno. È indovinato, perché la prossima settimana avremo Tsunami. Tsunami sarà... Tsunami is late night la prossima settimana. Facciamo la magia. Mi date l'idea della grafica, la facciamo così. E noi metteremo Tsunami is late night, assolutamente. Perché noi facciamo un'onda con l'immagine late night, con la scritta late night sopra. Noi ci ricordiamo di mettere le grafiche, non come ci sappiamo noi. Maledetto. Posso mettere dietro un po' in penno, cioè un po' Patrick Swayze per... No, è meglio di no, perché sai, non vorrei che portasse leggerissimamente un po' di... Dai! Leonardo, tu l'hai capito il mio riferimento, no? L'importante, di merda. L'importante è che non abbia... Patrick Swayze avrà fatto delle foto nella sua vita? Sì. Sì? Con un personaggio? Da piccolo, quando andava a scuola. Sì. Io non posso andare oltre. Lo so che non puoi andare oltre. No, era per sapere, perché ognuno fa delle foto. Ne spieghiamo dopo, tra poco ve la spieghiamo. Io ci tengo a dire una cosa per tutti e poi vado via. Allora, Leonardo, ti ricordi il pop che volevo comprare la settimana scorsa? Sì. Nelle mie storie di Instagram potevi vedere che è arrivato oggi. Ah, ok. Là, lo vado a vedere dopo. Certo, è bellissimo, è veramente bello. Iveline... Veramente Ivelis, a proposito. Ivelis, sarebbe bellissimo. I pop della AEW sarebbero bellissimi, perché quelli della New Japan ci sono Cody, i Bucks e Omega. Però non ci sono quelli della Fia, quelli lì sarebbero belli. Solo che penso abbiano una sorta di, perché hanno quelli della WWE. E quindi non lo so, probabilmente non possono farli. No, secondo me è una questione di breve. Vedi che adesso che vedono che le action figure vendono, vedi come si tuffano. Tanto alla fine, cioè, se hanno quelli della NJPW, che fuori dall'America comunque è la federazione più conosciuta, diciamo, avranno anche quelli della seconda federazione che va più in voga in America. Sì, ma cioè, avevano solo quelli lì della New Japan, praticamente. Ma non è che trovavano i Bucci, cioè, capito? Ma perché sono più conosciuti anche all'estero, cioè vendi meglio, normale. Poi tra l'altro i Bucks li hanno messi anche nel box insieme, perché non sono vendibili. È proprio bellissimo, c'è questo scatolone con i Bucks dentro, io l'ho visto una volta, bellissimo. E no, li faranno, dagli un paio d'anni tu. Vabbè, io sono qua che aspetto, cioè, ho già i soldi pronti. Shut up and take my money. Rischiano con i pop, rischio veramente tanto. Oggi ho comprato Freddy Mercury di Wembley, quello col braccio alzato. Bellissimo. Ah, credevo avessi preso quello con la luna viola.
questo. No, quello lì era quello della pubblicità, me lo ricordo. E, no, ho preso quello che mi piaceva molto. Tra l'altro, bellissimo perché. Dove cantava Porporrei, tra l'altro. In quel... il giovedì. Ma non cantava Judas. Solo il giovedì, no, solo il giovedì. E, tra l'altro, oggi ho fatto una battuta terrificante sul fatto che stavo guardando i pop di Kingsman. Non so se avete presente il film. Il film? Sì, vabbè. Nasce da un fumetto di Mark Miller, io avevo letto quello. E poi mi sono guardato anche i film. E ovviamente non ci sono tutti i pop. C'è il cattivo, che era quello interpretato da... Come si chiama il mio amico? Samuel L. Jackson. È il pistolero viola, sono io. Samuel L. Jackson. E poi c'era un'altra tipa, Gazelle, che era quella con le lame al posto dei piedi. Sì. Non so se, ecco. Cazzo, cercavo anche il protagonista, ma è Vaulted, quindi non si trova più, costa un sacco di soldi. A un certo punto ho visto quella di Elton John e ho pensato, ma cazzo, potrei prendere quella di Elton John e spacciarla come quell'altro, perché è lo stesso attore. Quindi posso dire, ma questa è quella di Kingsman, non Elton John. Ma poi dopo ci faccio una figura di cacca, quindi meglio di... Taron Egerton. Sì, lui, bravo, bravo. Io non so i nomi. Non mi ricordo neanche quello di Fabrizio, perché ce l'ha scritto lì, se no. No, ma infatti io mi chiamo AEW. No, si dice proprio AEW. AEW. Italian. Ma voi avete visto quello? Sembra quello in alto a sinistra. Quello dei pensanti in alto a sinistra. Oddio, mi ha letto nel pensiero, cazzo. Quello depensante in alto a sinistra. È quello che fa del depensaggio totale. Anche questo un giorno la spiegheremo. Proprio quello. Ragazzi, cosa facciamo? Io una briscola in 5 la farei, però non vedo le carte. Manca se dalla chat ci escono le carte, la facciamo. Altrimenti ci dovremmo congedare, forse. Tra l'altro ho visto che qualcuno si è... Chi è? Ah, Pasquale. Ciao, Pasquale. Ciao, Pasquale. Buonasera. Grazie per essere Il problema è che sei arrivato quando stiamo pulendo l'alcol dal tavolo. Quindi tra l'altro, attenzione, Pasquale. Rimaniamo 5 minuti in più solo se ti abboni al canale. Stiamo facendo lo sdraiavacca. Se ti abboni al canale, stiamo 5 minuti in cui, non so, Leonardo e Draco litigano. Facciamo tipo una roba di argomentazione, no? No, ma abbiamo già spiegato prima. No, guarda, che abbiamo già spiegato prima come si fa. Dobbiamo fare stile processo di Biscardi. Io tutto d'un tratto dico, no Leonardo, perché hai dovuto dire quelle cose sulla mamma di Draco? E così fanno. Benzina sul fuoco. Subito. Però è tutto con accento alla Biscardi maniera. E no Leonardo. No, Stefano, spiegami perché vorresti Roman Reigns in AEW, Stefano. Perché vuoi Roman Reigns in AEW? Cioè, che cacchio ti viene per la testa? Voglio Roman Reigns in AEW perché la divisione femminile in questo periodo è un po' in difficoltà. Allora ci vuole bisogno di uno con i capelli lunghi. No, ci vuole una big woman come lui. Tu sei un sessista, tu sei un categorizzante, ti devi vergognare con tanto di XD gigante sulla tua testa. Ma lui da quando è arrivato su Twitch è diventato sessista? No, vabbè, mi sta diventando cornet proprio. Stefano il malvagio. Sì, non è una priorità il pod, ma è Stefano il malvagio. Voilà. No, io turno L, come scrive qualcuno, turno L. C'ha ragione pure lui. Mi sa che in 12 abbiamo messo la stessa cosa e l'abbiamo tolta, quindi non vuol dire. Scusi, dottor Bossani, non lo faremo più. Ci siamo illegittimamente appropriati di un tuo format. Hai questo format con lo sgurb che diventa che... Allora ci cambieremo volte, non faremo attenzione forma. Però perché Pasquale li vuole proprio questi 5 minuti proprio corposi, si è abbonato, grazie Pasquale, grazie Pasquale. Però i 5 minuti partono da quando c'è stato questo avviso o da quando gliel'hai detto? No, ci da quando si abbona magari. Chiudiamo a 2:29:42 e Fabrizio dovrà essere bravissimo a farlo. Io mi ricordo che quando giocavo con la PlayStation e avevo
mio cugino che veniva sempre qua a giocare e mi diceva: i cambi aspettiamo il 63esimo e 37 secondi. Cazzo, tutte le volte che diceva è quasi il momento del cambio, io ci cascavo sempre, lui faceva sempre esattamente quel tempo lì e faceva i cambi. Tra l'altro io mi arrabbiavo perché io sono contro i cambi con PES, cioè il giocatore deve morire in campo. Io voglio vedere Barella che li viene a prendere con se stesso di porta fuori. Io a FIFA ho iniziato a farli morire veramente una volta che vedevo che comunque se non c'era l'infrasettimanale recuperavano sempre bene, ho detto ma sì, allora statti, dai. Io non posso fare una battuta ora in diretta, ma poi la farò. Ho visto bene. Che ci mancano soltanto 4 minuti praticamente, poco meno. Tanto ricordiamo che domani sera siamo qua a fare il Before Turning Point, dove cercheremo di parlare del pay per view che ci sarà sabato sera, sabato notte. Della... Mi viene di sempre da dire chi è più forte di me. 30 giorni gratuiti di Impact Wrestling. Se volete veramente, vi fate Impact Plus che vi vedete questo pay per view gratuitamente per un mese. Poi, se ve lo volete rinnovare, quella è una scelta vostra. E non sappiamo la data del pay per view seguente, ma se va di culo, detta in termini veri. Ma si rischia di poterne vedere due, si rischia. Ragazzi, i pay per view veri, queste qui sono puntate speciali, i pay per view veri non sono inclusi in Impact Plus, purtroppo. Vabbè, ma lascia stare, se ne fanno un'altra simile c'è la botta di culo. Facciamo gli stronzi. Voi seguite su Fight, bene, se seguite su Fight prima vi fate Impact Plus dal sito di Impact Plus e avete un mese gratuito. Poi passate su Fight, vi fate Impact Plus attraverso Fight e avete un altro mese gratuito. Così avete due cazzo di mesi gratuiti e anche se vi ho rovinato la festa di pay-per-view, un pay-per-view cazzo ve lo potete pagare con i soldi risparmiati. Che male non sarebbe. E quindi faremo questa serata dedicata a Impact. Stavolta ci togliamo i panni della All Elite. E infatti saremo vestiti diversamente, saremo un po' mascherati da Impact domani, cioè una cosa, non ci riconoscerete molto di blu, saremo in blu, di saremo blu. I punti ci aiuterà, te non mi hai detto il nome di quello che ci aiuta, che è il signor Francesco, gentilmente gentilmente il suo supporto ci è fornito tramite il signor Tulelli, che se è ancora qui nei paraggi lo ringraziamo per il contatto, e Francesco appunto sarà con noi un po' per disquisire amabilmente riguardo Impact, Turning Point, però ovviamente anche le puntate precedenti, perché poi in qualche modo no. E non ti ho ancora chiesto se Dario ti ha dato la conferma. Il mio The Icon, purtroppo devo tristemente annunciare che domani lavora, questo fine settimana lo fanno sgobbare in reparto come se non ci fosse un domani. Quindi... Saremo in tre. Mentre domenica faremo l'after, Turning Point, e come abbiamo detto ieri sera, faranno giudizi solamente sugli incontri, senza pensare storyline, eccetera, l'incontro ti è piaciuto? Sì, no, né più né meno, senza dover pensare al storyline dietro. E questo tanto lo possiamo dire, ci saremo io, Draco, e l'utente in basso a destra, molto probabilmente, se ne avrà voglia. Draco, come si fa per unirsi alle sbevazzate? Allora, questa bellissima domanda che presumo riguardi un certo signor format di questo canale, ovvero la Taverna del Wrestling Italiano, fondamentalmente bisogna contattare questo tipo qui che vedete al lato a me è quello che stila il palinsesto, noi scarichiamo tutti i nomi a lui e lui poi compila un calendario, quindi contattare, mannaggia questo specchio, questo signore qui, fornire la propria disponibilità e poi restare sull'attenti perché sarete ricontattati per entrare nella taverna. Io fra 18 secondi dovrei chiudere la live. Aspetta. Davvero? E quindi dare la disponibilità alla voce. Aspetta un attimo, dobbiamo dire almeno ancora una volta una cosa. Cioè, se quelli che sono qua e stanno guardando sono tutti abbonati, bene. Se vi abbonate avete ancora qualche secondo per averci qua 5 minuti in più. Quindi... E chi ha fatto un abbonamento? E fare incazzare il dottor Borsani tantissimo. Ma si incazza?
Ha detto che vuole andare a dormire, sta un po' scambiando. Per cosa si incazza? No, allora, sai per cosa si incazza? Se adesso tutti facessimo questo gesto. No. Allora, il dottor Borsani, se due persone si abbonano adesso, siamo qua a 5 ore. Che il dottor Borsani ha promesso che farà da moderatore della chat per tutte le 5, per tutte le ore in cui saremo qui. Esatto. Quindi avete una decina di secondi, dopodiché verrà data la chiusura, perché mi sa che stiamo allo scadere. Praticamente sta diventando un formaggino, questa ragazza. No, grazie. Però... Dai, cazzo, non farmi ridere. Perché Jade vuol dire fiducia. Esatto. Ok, direi che adesso, indipendentemente dall'abbonamento, possiamo abbassare la serranda, perché il livello del disagio è bassissimo. Risparmiatevi. Ah, non lo so. Onestamente non ha trascorso di wrestling, quindi la scopriremo, poi magari farà la menageressa, non lo sappiamo. Da quello che ha detto non dovrebbe fare la menageressa. Infatti, se mi dici che sei un total package, porta le chiappe anche a lottare nel ring. No, ma anche l'intervista che abbiamo letto ieri poi nelle notizie, dovrebbe essere presto. Però è veramente da scoprire in tutti i sensi, magari scoprirla in tutti i sensi, lotterà. Però purtroppo ve lo dico io, fidatevi, lotterà. Questo è un Bruce. Tu sei Rob. Comunque. Tu sei Rob. Ha confermato che combatterà, ci dice Pasquale. No, ma sì, infatti vedremo. È un bel rebus, lei è un bel rebus. Lei è nuova, si è soltanto allenata, è nuova. Quindi si è imparato bene. Spero che non si alleni con Brandy. Ecco, quello sarebbe un po'. Solo al micro, a malapena al microfono con Brandy, poi non si devono sfiorare neanche per imparare le chop. Forse le sculaccia. Leonardo, attenzione. Una mezza gliela data, eh. Quello è vero. Posso dire Jade una di noi? Perché ha capito che l'avremmo sostenuta Jade. No, beh, la mia lottatrice preferita ora. Tante invidia. Dovesse picchiarne altre due così, e Fabrizio ha già capito chi. È la sua mossa finale questa. La finisce. L'appoggio. Minchia, Anna Jade. Va bene. Io ormai... Ma, ok, ma basta, qualcuno faccia... Dopo questa qualcuno faccia Ended, vi prego. Sì, con l'appoggio, con la mossa finale, sto cazzo. Sì, è dura. Rischiamo anche noi la vita, la rischiamo anche noi. Ma io la rischierei volentieri, la vita, guarda. Leonardo, tu ne sai una più del diacono, lo sai, eh? Quale diacono, però? Frost. Come si chiamava? Era mica Battista che era Deacon Battista prima. Sì, Battista. Sì, era il prete personale quando faceva il paggetto di Reverend Devon. Faceva il chierichetto di... Sì. Contanto che poi io non l'ho mai visto un chierichetto vestito di nero e bianco con l'orecchino sbrilluccicante. C'era quel dettaglio del primo battito, quell'orecchino tamarrissimo, io non l'ho mai visto un diacono, poi va bene. Tanto Battista, intanto per farsi un po' i cazzi suoi, in un momento della sua vita è stato veramente una grande persona, proprio... No. Non era stato odiato da nessuno in quel momento. No. Riempiva di corna la moglie malata di tumore, così tanto per... Tra l'altro, come domanda Pasquale, quella specie di vampiro, in realtà perché quello che dici tu è Leviathan, è quello che stava alla Ohio Valley. È il Battista Leviathan.
Esatto, quello che arriva poi in WWE, quella vera e propria, è già un'attitude leggermente diversa. Leviathan, sì, tra l'altro c'aveva quei denti fintissimi, appuntiti, gli incisivi. A proposito di Leviathan, sono talmente giovane che mi sta venendo una brigola qua. Sono veramente giovane, ho l'acne giovanile. Cucciolino. Quando voi dite che, noi, che io sono vecchio, Stefano è vecchio. Oppure insieme a Stefano avete visto troppe volte i profili di Brandy e Penelope, non si sa. Ragazzi, io ho la vestaglia, cioè se c'è un vecchio qua. Il pugno di Polly. Allora, al prossimo abbonato, Stefano si alza e fa un giro su se stesso per far vedere la vestaglia. La vestaglia c'era anche il pugno di pollice, quindi... Pugno di pollice. Nuovo abbonato. Ma se mandiamo il video di YouTube dove c'è De Luigi che fa nuovo abbonato, si sospende? Purtroppo sì. Porca, vabbè, ce lo mettiamo dopo allora. Cioè adesso non possiamo più dire un sacco di roba che io ho qui che voglio dire. Infatti quando chiudiamo le live penso che se Twitch rimane con un occhio mezzo aperto su ci chiude in ritardo. Ma perché Twitch tiene l'occhio mezzo aperto sul mondo del wrestling. No, ma sai cosa? Stavo per fare una battuta su un meme che ho visto, che tra l'altro sarebbe divertentissima e per niente cattiva, ma non si possono dire cose su Twitch. Meme divertentissimo su Samuel L. Jackson. E, insomma, altre cose invece no. Twitch ma ieri, pensa che ieri mi sono fermato sul perché la WWE non pusha più Kate Lee. E se mi sono fermato, ti puoi immaginare cosa stessi dicendo. Ho capito. Non pusha più chi? Kate Lee. E io non sapevo come fargli capire perché era un miracolo che la WWE avesse mandato Kofi Kingston per il titolo. Non avevo le parole, mi mancavano proprio i vocaboli. Vedo che qualcuno mette Peter Avalon. L'avete vista la foto di Peter Avalon come era Dynamite? Stupenda. La sua nuova gimmick. Sexy. Prendi Peter Avalon. Ha fatto già due scenette su Dark. Scoppiarsi dalle risate. Io sono morto. Sull'ultimo Dark praticamente aveva invitato una ragazza dentro il suo club privé, invece era l'ascensore. Devo recuperare Dark tipo prima di andare a dormire. Sì, Big Avalon, stima assoluta. Ammetto che Fabrizio, dov'è? Fabrizio, d'altra parte, comunque, Fabrizio è quello che ha spottato per primo Peter Avalon e Brandon Cutler, sia come faida del millennio che ci ha preso, e sia come personaggi singoli, quindi non come l'aveva spottato Ponente, come si chiama? Non Avalon, l'altro Cutler, che nel suo call mail bag, in 50 puntate del suo call mail bag, almeno 47 puntate Ponente ci chiede di un jobber. E Cutler è stato quello più nominato tra i jobber, proprio quello che su tutti era più indietro di tutti, anche rispetto a D3, anche rispetto al magazziniere indietro. Il dottor Samson avrebbe più possibilità. Adesso Vittoria ha raggiunto Nakazawa. Vittoria ha battuto Nakazawa, è andato a due vittorie. È per il titolo, lui è lì, è prossimo, ormai. Tanto a dicembre si azzerano tutte su ranking. Che inculata. È il nuovo nomignolo di Brandon Cutler. Su gente che non riesce a nascondere lo sbadiglio in quel puntante. Tra l'altro ha anche buttato il microfono perché sapeva che avrebbe fatto rumore. No, era un colpo di tosse perché non voleva che si scatenassero i rumor. The Voice di AW Italian, sospetto. Sta sbadigliando. La vodka messa in un biberon praticamente. È un biberon. Adesso gli ho tolto il pezzo sopra perché non voglio farmi vedere dalla chat, però è chiaro che c'è da biberon. Ma perché intorno a mezzanotte noi dobbiamo sempre parlare di ciucciare? Poi abbiamo prima il delirio scoppiato a mezzanotte come l'altra volta quando per lo formaggino fantasmino. È la mezzanotte, alla mezzanotte è un orario saggio per chiudere, secondo me. Non so il dottor Borsani cosa ne pensa, però secondo me è la mezzanotte. Inizio a sentire che la situazione inizia a deflagrare. Mi sento fischiare le orecchie. Io inizio a sentire una mia parte del corpo molto turgida.
È la testa, lo vedo che ti stai massaggiando da un po' di tempo. È quella che si può mostrare o quella che non si può mostrare? È quella che non si può mostrare, pervertiti. Quale dei due allora? Ho una predilizione per il sinistro. Mamma mia, ma scusami, tu in casa mostraci una, fai un tour della casa per vedere se hai il tizio che prima lavorava per Jennifer Lopez a casa tua. È in cantina, in cantina, l'ha segregato proprio. In cantina. Ciao J-Lo, domani corro che devo, finiamo il lavoro, perché sennò mi sembrava che quello destro fosse a tre quarti, eh? Quindi gli do l'ultima decatina. E glielo fatti a 2-2, gli ho fatti i capezzoli a 2-2. Avete presente che domani Fabrizio si va a fare il taglio nella lingua con la biforcuta? Così tutto attenzione, ragazzi. Magari anche il doppio piercing è un risparmio di tempo non indifferente. Porca miseria, assolutamente, anche perché lui comunque con le tempistiche deve velocizzare avendo una certa età, no? Anche dura, capito? Quindi stringe, però. Con l'età che avanza ho più pazienza e lei apprezza la pazienza. Chi è che si recupera una live da 2 ore e 40 minuti? Sicuramente gente che poi si vorrà abbonare, sì, sono sicuro. Sì. Quindi brava gente. Al posto di guardare Marzullo si guardano una live da 2 ore e 40. Anche perché siamo arrivati a un orario che ormai un giorno finisce e l'altro giorno sta nascendo. Che poesia. Già, piano piano sottovoce, senza far rumore. Ho scoperto una cosa: chi di voi ha Alexa a casa? Nessuno, immagino. Il mio coinquilino. Ecco, se parli a bassa voce ad Alexa, ti risponde a bassa voce, va in modalità, cioè, allucinante, è ancora più creepy. Oh, mio Dio. È devastante. L'altra volta mi stavo ascoltando come la canzone dei Crash Test Dummies, no? E ho letto un commento geniale sotto. Uno ha detto: se provo a dire ad Alexa sto cazzo che mi mette la canzone, che l'ha scritto in inglese. In inglese ho detto cazzo. Put me on the show. No, era scritto this dick. Pensavo però. Anzi, per far capire che era sto cazzo, era isdick, perché era proprio tolto anche le la ha messo l'apostrofo, ha messo isdick per fare isdick. Chiaro. No, comunque la ricarichiamo questa qua, penso, sul tubo, vediamo, perché comunque deve essere, perché sennò come facciamo poi con Late Night a conquistare anche MySpace? Quindi bisogna sempre andare in avanti. No, hai ragione. No, quando hai ragione, hai ragione. Io so che nel 2021, quando si potranno rifare le grigliate, la gente farà le grigliate e proietterà le vecchie puntate del Late Night. Sì. Già, sono piuttosto convinto di sì. Saranno le vecchie puntate, ma sarà la quinta stagione. Quindi avremo passato due piattaforme, quindi non solo MySpace, staremo conquistando già altro. Messenger, ci manca Messenger. Ricordiamo a tutti che queste sono le nostre puntate. No, in realtà io ve lo dico, cioè il futuro è Netlog, ragazzi, dobbiamo pensare per step, il futuro è Netlog. Ma dite che questa live la possono scaricare su IRC? Io, secondo me, la puoi trovare su Musicassetta, molto probabilmente. C'è qualcuno ho che visto la versione Super 8. VHS. Sto per dirlo anch'io. Ho visto la versione Super 8. Attenzione, perché stiamo... Però dobbiamo stare attenti, perché ora siamo al limite sulle videocassette da 180 minuti. Sì, infatti. No, non le fanno più quelle da 2,40? Ma non importa, è troppo moderno, noi usiamo ancora Napster. Forse 120. I nostri 180 minuti, ma io avevo il Panasonic che mi faceva durare il doppio il nastro del video. Faceva il per due. Cioè,
ragazzi, potremmo andare avanti per il bene di Borsani, altre due. Basta avere TDK da 120 e 180 minuti. Io vedo che c'è gente che chiede, Rider che chiede se è possibile per LP, però LP... Porca miseria, sono 23 minuti a lato. 75 giri, riusciamo a mettertela. Da 45, 78 era. 78. Era 78. 45-33. Vuol dire che dobbiamo fare una cosa, cioè, abbastanza grossa. Oh, ragazzi, vi racconto questo, poi andiamo veramente fuori dalla live, perché sennò la gente ci uccide. Una volta io prendevo i dischi usati nel mio vecchio negozio e un tizio si è presentato, fa, no, io ho dei dischi che valgono moltissimo, sono dei 78 giri in grafite. Minchia, ho detto, ma grafite? Me ne fregavo un cazzo, perché la musica classica, quindi cioè, non era il target, no? E chi l'hai presi per la mattina? No, fa per metterli sul bancone, solo che pesavano, si è rotta la borsa, sono caduti, sono sbriciolati perché sono in grafite, e quindi questo qua è rimasto bloccato, ha preso la roba che era per terra senza dire una parola e è andato via. E io mi ricordo che non sapevo che cazzo dirgli, però questo qua era veramente convinto di potersi comprare una casa con quei dischi, gli sono crepati, cioè sono caduti a terra e si sono disintegrati. Una delle scene più belle del fallimento altrui. Io ho avuto tanti miei che ogni tanto quelli altrui vaffanculo, mi piace guardarli. Che brutto, però, dai. Che brutto. Oh, può capitare, può capitare. 78 giri in grafite. Roba. Penso di non aver neanche mai visto un disco in grafite, però di filo. Pesavano come la Madonna. C'erano dentro anche musicisti nel disco. Ci potevi ammazzare la gente, praticamente. Si sbriciolavano, però potevi provare. Cioè, non erano certo lo scudo di Capitan America. Sicuramente no. Esattamente. E su queste comunicazioni... Tra poche ore. Noi chiudiamo qua, ci facciamo una doccia veloce, ma nemmeno molto veloce, e facciamo, apriamo. Vabbè, tempo doccia, cornetto, tempo di dire a Stefano di non fare più Invasion come se fosse la WWE, e poi... ci riapriamo un'altra diretta. Mi ero convinto che voi non foste più in live, ho detto vado a salutarli, capito in live, ho detto vabbè entro, però ero davvero convinto che non ci foste più, non so per quale motivo, sono andato a fare, ho portato il cane a cagare, ma è stato fuori un bel po', sono tornato, ho detto ah, vado a fare due chiacchiere, perché l'avevo promesso, ho detto ah, vengo più tardi, invece eravate lì, allora sono entrata, ma non lo faccio più perché poi dopo, cioè, tipo Leonardo si arrabbia e dice oh, ma cazzo vuoi, ma poi devo ridere per forza, esatto, due coglioni. No. Sì, sì, io lo conosco da poco, abbiamo fatto poche live insieme, però è scontrosetto, sì, sì, no, no, meglio non dirlo, sì. spigoloso è che ogni tanto si inacidisce. Sì, poi fa questi interventi provocatori, la gente scave. Mannaggia. Rimedieremo. Io direi di, non, cioè nemmeno di salutarvi, vi mandiamo a letto. Vi veniamo a casa, vi rimbocchiamo le coperte. E vi è il momento della favola. È il momento della favola. Cominciamo da ricordatevi che ormai il giorno passato, l'abbiamo già detto, è terminato. Voi siete entrati in un nuovo giorno. Ma questo nuovo giorno lo dovete cominciare dormendo. Dovremmo organizzarci per cantare la sigla finale dell'Orso nella Casa Blu. Non sarebbe male, dai. No, non lo possiamo fare perché sicuramente sarà sotto copyright, quindi me la, ce la scappotti. Maledetti. Quindi grazie. Grazie Leonardo, grazie Enrico. Grazie a voi. Grazie all'invasore, grazie Draco, mi ringrazio da solo, che a me non ringrazia mai nessuno, maledetti, sono grazie veramente Fabrizio. Incompreso. Grazie Fabrizio, se non ci fossi tu, come faremmo? E quindi buonanotte a voi, grazie mille, buonanotte. Domani sera ricordatevi di fortuna in poi, tanto non raccontateci in ballo, state a casa, qui non si può fare niente, no. Quindi di fortuna in poi, sempre. Buonasera. Ma non vorrei che tu a mezzanotte e tre.